Allora, buongiorno a voi tutti. Sono il geologo Francesco Stragapede, promotore degli incontri nazionali SIGEA sul tema delle coste e coordinatore di questi webinar promossi dalla SIGEA Puglia con l'Ordine Regionale dei Geologi e programmati in occasione dell'istituzione della prima giornata regionale della costa. È una giornata specifica dedicata alla valorizzazione e alla protezione dei circa 1.000 chilometri di costa della Regione Puglia, quale risorsa paesaggistica, sociale, culturale ed economica di straordinario valore. L'istituzione di questa giornata, con la legge regionale numero 15 del 9 aprile 2024, riconosce al sistema costiero un valore strategico e identitario per la rilevanza che esso riveste storicamente e culturalmente nella realtà ambientale, paesaggistica e socio-economica. E le istituzioni hanno giustamente ritenuto necessario sviluppare e valorizzare tale risorsa attraverso la promozione di politiche di gestione che privilegino l'uso consapevole e sostenibile delle risorse. La SIGEA, come associazione culturale che da oltre 30 anni è attiva per la promozione del ruolo delle scienze della terra nella protezione della salute e nella sicurezza dell'uomo, nella salvaguardia della qualità dell'ambiente e dell'utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse, si pone come uno dei principali portatori di interesse nelle attività correlate a questa specifica giornata, in cui si intende favorire la valorizzazione e la diffusione della geologia ambientale e stimolare il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative rivolte alla tutela del territorio. In questi incontri, programmati per questa specifica prima giornata regionale della costa, si ripropone quell'azione di divulgazione e formazione già in corso da qualche anno sulle problematiche costiere, sull'erosione, sulla sostenibilità turistica delle aree riverasche, sulle condizioni di criticità e sicurezza per la frequentazione e fruizione del territorio, e sulla salvaguardia degli ambienti costieri e sul recupero delle aree degradate. Ovviamente, prima di dare la parola ai saluti di apertura ai relatori di questo incontro, mi preme ringraziare per il sostegno morale dato all'iniziativa l'Ordine regionale dei geologi della Puglia, con cui l'evento si è atto in coorganizzazione, e i relatori che si sono resi disponibili a condividere con tutti noi i risultati delle proprie attività e delle proprie conoscenze. La Regione Toscana e la Capitaneria di Porto che sostengono qui fattivamente la nostra azione divulgativa con la loro presenza in apertura di questi incontri. A questo punto passo direttamente la parola al presidente della sezione Puglia della SIGEA, Vincenzo Riorilli, che con il gruppo regionale dell'associazione ha promosso questi incontri. Dunque, come già anticipato il collega Stragapede, noi che siamo associazione culturale di promozione delle scienze della terra nella società, siamo impegnati in questo campo su tutti i fronti. L'occasione diciamo, delle coste, della giornata delle coste, è anche quella di affrontare, questa volta sul piano tecnico principalmente, questo ambiente di transizione. Noi sappiamo, chi è geologo sa che l'ambiente di transizione è tra gli ambienti marini e quelli continentali, ma non è solo come dire, un luogo di interferenze tra fenomeni naturali, è anche il luogo principale delle interferenze tra le attività antropiche e i processi naturali, dove la criticità sta nel fatto che queste interferenze possono superare una certa soglia di criticità, oltre la quale gli interventi dell'uomo diventano insostenibili, cioè possono avere delle ricadute non desiderate anche a medio e lungo termine, quindi spesso anche da prevedibili a non previste, o perlomeno non previste in passato, come si interveniva in passato, e quindi hanno imposto da tutti i punti di vista, anche soprattutto nelle normative, in quelle più recenti, la necessità di regolarci, come dire, di regolarci nel senso della sostenibilità. Non ultimo, voglio solo ricordarlo un minuto, il fatto che un cambiamento normativo è stato proprio l'abrogazione di una possibilità di, come dire, di deregulation sulla gestione delle dune, che probabilmente si è capito che non avrebbe dato alcun beneficio tra quelli attesi, quelli a vantaggio della sostenibilità sulla costa, quella che avrebbe consentito di affidare anche ai gestori degli stabilimenti balneari le dune retrostanti, in pratica
provocando un effetto domino di pratiche tutte da valutare, che sarebbe gravato sui comuni, eccetera. La nostra associazione si è espressa esplicitamente in maniera molto sfavorevole, quindi insieme a tante altre valutazioni la Regione ha pensato di non procedere in questo senso. Ora adesso, nel passare al seguito, quindi a chi segue dopo i miei saluti, voglio ringraziare l'Ordine e nonché i relatori che hanno accettato di impegnarsi in questo pomeriggio. Passerei direttamente la parola a Marcello Notaro. Sì, buonasera, sono il capitano del Marcello Notaro, dall'ufficio di direzione marittima della Guardia Costiera. La direzione marittima ha una giurisdizione su tutta la regione Puglia e la base di Ionica. Sicuramente ieri si è avuto un momento molto importante con la celebrazione della Giornata della Costa, molto voluta dal nostro ammiraglio Vincenzo Deone, in quanto si percepisce la trattazione non uniforme, non diciamo armonica, delle tematiche attinenti alla costa, in quanto le stesse sono state da tempo ormai diciamo esplose. Un tempo tutte le tematiche attinenti al mare e quindi alla costa convergevano presso il Ministero della Marina Mercantile. Da quando quel ministero, alla fine degli anni Ottanta, è stato soppresso, tante funzioni sono state allocate in altri ministeri, quindi prima di tutto il ministero al quale noi apparteniamo, il Ministero dei Trasporti, oggi Infrastrutture e Trasporti, ma anche il Ministero dell'Ambiente, il MIPAF, delle risorse produttive, sotto alcuni punti di vista Protezione Civile. Quindi praticamente con il principio di sussidiarietà, poi con la legge Bassanini, queste competenze sono state altresì trasferite dallo Stato all'ente più vicino al cittadino, quindi alle regioni che a loro volta in diversi casi hanno conferito addirittura. Quindi dicevo, col principio di sussidiarietà, quindi le competenze amministrative sono state trasferite dallo Stato alle regioni e a loro volta le hanno conferite ai comuni. Quindi è evidente che lungo la costa ogni comune è diventato un feudo, con un relativo modus operandi o comunque di applicazione delle normative spesso diverse una dall'altra. Soprattutto, come sicuramente dirà anche il professor Ungaro dell'ARPA domani, si sente, si percepisce l'esigenza di trattare alcune tematiche in maniera diffusa, in maniera estesa. In quanto ormai voi ovviamente siete gli scienziati esperti di tutto, ovviamente nel momento in cui si va a incidere, si va a realizzare lungo la costa un'opera in maniera non ponderata, non studiata, non sperimentata, le conseguenze a distanza di tempo si percepiranno, saranno sicuramente evidenti. Quindi, questa iniziativa della Giornata della Costa ha proprio il fine di creare una trattazione, uno sviluppo armonico in tutta la regione di tematiche di comune interesse. Ieri è stato, per esempio, il nostro comandante generale, l'ammiraglio Carlone, ho colto nel suo discorso un aggettivo ricorrente nel suo intervento, fragile, abbinato alla costa l'aggettivo fragile.
La fragilità della costa sicuramente è dovuta sì a fatti naturali, ma anche a fatti non naturali, ossia a interventi umani. Quindi sicuramente il fenomeno dell'erosione, ovvero il fenomeno degli insabbiamenti, vanno trattati in maniera armonica, vanno trattati studiando appunto le ripercussioni che ogni intervento può avere. Vedo in agenda un argomento, quello che tratterà il professor Spilotro, le coste alte, studi mirati alla fluidità in sicurezza. Allora, io ho svolto la funzione di comandante della cabina di porto di Manfredonia, quindi tutto il Gargano, tutta la provincia di Foggia, dal 2013 al 2015. E proprio in quell'anno, 2013-2014, non ricordo bene, si è avuto il piano idrogeologico regionale, per il quale, indagando il quale, emergeva la criticità delle coste. Quindi era uno studio ovviamente. Uno studio che comunque andava sicuramente approfondito, ma comunque era evidente il colore rosso delle coste del Gargano, per esempio. Questo comportò l'intervento prima di tutto da parte nostra e poi ho torto collo, quasi quasi mi verrebbe da dire, da parte dei comuni. L'intervento inibitorio, cioè praticamente si prese atto del rischio di frane dalle coste non solo Garganiche, anche del Salento, di tutta la regione. Io ovviamente dovetti trattare quelle del Gargano, e quindi l'attuale normativa attribuisce all'autorità marittima la competenza di assicurare appunto la sicurezza, scusate il gioco di parole, in mare, e sulla terra ovviamente questo onere ricade sempre in capo al sindaco. E quindi furono emesse ordinanze di interdizione per una profondità a seconda del caso determinata, che ordinanze che ancora vivono. Ovviamente incidendo anche sull'economia, sul turismo che fa del Gargano una delle attività più remunerative. Però ovviamente c'erano stati anche degli eventi tragici. Ricordo per esempio prima del 2013 che in una caverna, sempre nel Gargano, vennero meno, furono colpiti da un grosso masso due turisti stranieri, e quindi questi episodi portarono a dover prendere queste decisioni. Con l'occasione, ovviamente, devo dire che io non feci un'applicazione TCUR del piano di rischio idrogeologico, perché ovviamente ritenni che il metodo galileano, il metodo sperimentale, non deve sostituire in maniera assoluta la tecnologia. E quindi mi feci l'onere di far salire a bordo della motovedetta, quella più grande ovviamente, che poteva ospitare più persone, le varie autorità. E quindi andammo a cercare di salvare il salvabile e individuare zone che ovviamente necessitavano di particolari attenzioni, e zone che viceversa, per esempio con alcune diffide, soprattutto quando si trattava di aree demaniali date in concessioni a grosse società, per esempio alberghi,
ai quali ovviamente gli fu ingiunto prima dell'inizio della stagione estiva di adottare degli accorgimenti, ossia reti oppure dissuasori da una determinata distanza dal cinghio della costa. E quindi nei casi possibili ovviamente si ottenne la possibilità di raggiungere un gradiente di sicurezza tale da poter utilizzare zone diciamo, per le quali si ritenne che fosse possibile. Altre invece viceversa sono rimaste ancora con il divieto di balneazione, il divieto di utilizzo. Quindi è un argomento quello delle coste alte a picco sul mare molto, molto importante, molto sentito, sul quale ovviamente va posta l'attenzione sia per la tutela dei fruitori, sia per gli interessi economici che gravitano per gli operatori. E poi ovviamente per gli argomenti del giorno, ovviamente poi ci sono aspetti molto tecnici che ovviamente non mi permetto assolutamente di esprimermi, ma eventualmente potrò, se riterrete, intervenire se avete diciamo, la necessità di conoscere qualche aspetto attinente alla mia esperienza, all'esperienza dell'amministrazione che rappresento. Grazie dell'invito e buon proseguimento. Grazie agli organizzatori che, come al solito, ritengono degno di essere ascoltato. E parleremo delle coste alte, studi mirati alla probabilità di sicurezza, quindi analisi e gestione della pericolosità e del rischio. Gran parte del lavoro è rinvenibile sul sito dell'autorità di bacino ed è un lavoro effettuato prevalentemente nel 1900. Nel 2011, quindi dovrebbe trovarsi la relazione finale di quello studio, dovrebbe essere disponibile in quella sede. Allora, c'è questa meravigliosa foto di Castellana, no, di Castellana di Polignano, che riassume i problemi della nostra presentazione. Un mare spettacolare. Una costa bellissima con delle patologie abbastanza evidenti e la pressione antropica che è arrivata sull'ultimo centimetro della costa di sopra. Quindi praticamente gli elementi ci sono tutti per capire qual è il problema. Allora, cercheremo di andare in ordine, quindi facevo prima una classificazione tipologica. Poi parleremo delle tendenze evolutive nella scala locale, nella scala più generale, quindi analisi di sito e cause, e poi pericolosità, modelli di pericolosità, e poi la gestione della pericolosità. Spero di trovarvi vivi ancora per un po'. Allora, anche qui, in questa diapositiva che non è Puglia, questa è un'isola greca, qui di fronte a noi, abbiamo gli elementi che ci danno subito, diciamo, un'informazione. Il bianco è la pericolosità immediata, il verde è l'evoluzione fra la morfologia continentale e quella costiera. La terminologia, quindi abbiamo versante, la falesia, quella bianca. Il versante costiero, che è questa parte più inclinata, il versante continentale, che è quest'altro, e la frana costiera, che è tutto quest'altro. La frana, in qualche modo, è responsabile della spiaggia. Fate attenzione che questo è un concetto importante, lo diremo più tardi, ma non si può intervenire in maniera massiccia sul problema
della stabilità, perché al problema della stabilità è legato un concetto associato che è quello della spiaggia. Se paradossalmente fissiamo la falesia, la blocchiamo in maniera totale, nel breve termine o nel lungo termine sparirà la spiaggia che sta o lì sotto o lì nelle vicinanze. Quindi versante, falesia e spiaggia, quindi questi sono gli elementi. Se abbiamo un accumulo al piede del versante, può essere abbondante, quindi significa una misura indiretta dell'energia di trasporto lungo costa. Se scarsa o mancante, vuol dire che l'energia di trasporto parallela alla costa è elevata. La stessa cosa per piattaforma, se c'è o non c'è la piattaforma. Se c'è una piattaforma, l'onda frange prima di arrivare sulla falesia. Se non c'è, sbatte contro, dà un impulso, dà un'energia impulsiva e viene riflessa. È molto bello vedere, non lo farò vedere oggi, ma se uno vede i filmati delle onde che frangono contro la scogliera di Polignano, vede perfettamente come spesso l'onda che arriva si interseca con quella che sta tornando indietro per riflessa. Molto bello questo. Poi la spiaggia può essere ridotta, può essere bella grossa estate. Chiaramente più grossa è la spiaggia, meno guai il mare produce sulla falesia, cioè non toglie e qualche problema glielo crea. I fattori che governano la dinamica delle coste alte, quelli naturali, sono tanti: litologia e stratigrafia, e quindi la struttura originaria dell'ammasso, la storia geologica e tettonica, che non è poco, insomma, nel condizionare il materiale alle spalle, cioè l'ammasso, il clima meteomarino, quindi l'azione fisica delle onde, a cui poi si deve associare l'azione chimica dello spray marino. Poi il livello basale del mare e il livello a potenziale zero delle acque sotterranee, per cui questo significa che il livello mare attuale è il livello verso cui vanno oggi le acque sotterranee e quindi con tutte le azioni ad esse correlate, tipo per esempio l'azione carsica o l'azione di decementazione del materiale, se stiamo parlando di un materiale sciolto, cioè cementato, di un materiale granulare cementato. E quindi fra le cause fra le cose che in qualche modo interessano la stabilità della falesia, ci sono anche le variazioni del livello mare e non ultimo poi il bilancio sedimentario, cioè sostanzialmente se il sedimento che in qualche modo viaggia davanti alla falesia in qualche modo viene modificato da azioni che sono le azioni antropiche tipiche, sono o nei bacini, quindi tutte le costruzioni di dighe, traverse, eccetera, o sulla costa stessa, quindi gli sporgenti, i moli e tutto quanto. Azioni che, fate attenzione, possono essere negative o possono essere, diciamo, negative a destra e positive a sinistra, o possono essere addirittura positive. Chi conosce Bari, pane e pomodoro, sa che davanti all'ultima delle barriere si è formato un pennello naturale, per cui quella è diventata una spiaggia caraibica, soprattutto quando c'è lo scirocco. Qui vediamo un'evoluzione che abbiamo avuto la possibilità di misurare in un breve periodo di tempo. Questa è Baia delle Zagare, vedete la falesia a sinistra, e adesso, 10 anni dopo, c'era un distacco bello marcato, che ci preannuncia, non ho foto più recenti, ma insomma immagino che la situazione certamente non sarà migliorata. D'altra parte, gli esempi che abbiamo davanti ci dicono qual è la storia a cui si va incontro. Certamente, insomma, non tornerà indietro quel pezzo di falesia. Qui stiamo a Torre dell'Orso, tranquillamente la gente sta sotto quel pinnacolone, che poi abbiamo segnalato e l'abbiamo fatto smontare, però questa era una situazione tipica della costa, sempre da quelle parti, ma qui sotto non c'è spiaggia, quindi non c'è la gente, c'è quest'altro pezzo che stava per cadere. Qui siamo su un materiale, su materiali, su sabbie e limi cementati,
sfettano, c'è anche una risalita capillare dell'acqua, quei massi bianchi che si vedono che sono dell'incrostazione calcaree. Purtroppo quell'ammasso che vediamo per terra, quella mucchio per terra, è legato a un evento molto brutto, perché c'è stata una persona che stava sopra ed è caduta giù e purtroppo è deceduta in questo punto. Siamo in vicinanza del Torre Guaceto. Qui siamo a Monopoli. È interessante vedere questo pezzetto qui, su cui c'è ancora il prato. Quindi questo ci sta a testimoniare come la dinamica del processo è particolarmente accelerata e attualmente, diciamo, vivo, perché se questo fosse stato un evento antico, questo pezzo di prato non lo troveremmo ancora qui. Siamo a Porto Viggiano, il tempo di fare la nuova pavimentazione qui sotto, e gli è caduto questo confettone da sopra, no? Meno male che ovviamente è avvenuto. Qui forse c'era addirittura un blocco della magistratura su questo elemento, che comunque è sicuramente servito ad evitare che ci fossero delle tragedie. Qui siamo sempre a Porto Viggiano, pochi metri più avanti rispetto a quell'elemento di prima, e questo è un elemento di dimensioni colossali, di qualche decina di metri cubi, che si è stabilizzato. E questo è Gargano, non so se è quello a cui si riferiva il comandante prima. Questa è una bella grotta in cui vediamo anche della gente dentro, e qualche tempo dopo la stessa grotta con una parte che è crollata. Per fortuna io non ho notizie di danni su quello che è successo qui. E quindi poi abbiamo i messaggi classici, ci si rende conto del problema, quindi si interviene con l'intervento più semplice, la chiusura della spiaggia, il divieto di frequentare la spiaggia. Poi salvo, non so per quali motivi, scoprire che il pericolo è cessato e si riapre un pezzo di costa SLM. Questi sono titoli di giornali che raccolgo intanto, che rappresentano una procedura. Non so su quale base poi fondata, insomma. Adesso parliamo del comportamento dinamico delle falesie. Abbiamo avuto occasione in quello studio per l'autorità del bacino di fare degli studi sull'effetto delle ondazioni sulla falesia, e quindi sono stati fatti questi studi con su Polignano. Ci siamo messi fondamentalmente in due siti, però abbiamo fatto misure anche su gran parte del territorio, e abbiamo fatto praticamente misure di vibrazione ambientale, quella che chiamiamo HVSR col tromino. Poi abbiamo fatto delle banalissime misure accelerometriche con lo strumento posizionato in due siti diversi, che sono due siti famosi: uno è il Corte Palazzese e l'altra è il Covo dei Saraceni. Accompagnati poi da rilievi di geostrutturale dell'ammasso e tutta un'altra serie di tutto quello che è necessario fare per fare uno studio completo del sito. Quindi questa è una bellissima foto aerea della costa a Falesia di Polignano, con la lama che viene da questa parte qui. La lama monachile è quella. E questo è un esempio di come il mare accarezza, se vuole, questo tipo, questo pezzo di costa. Ovviamente non avevamo, né si avevano misure di che cosa succede quando arriva una sberla del genere. Questa è un'immagine che abbiamo visto con la falesia, con forte carsismo al piede, con questa serie, diciamo, abbastanza continua di grotte. Questo è un altro esempio. Teniamo presente che
nella batimetria che qui abbiamo rappresentato, la batimetria è tutt'altro che regolare, perché evidenzia sia delle zone in depressione, che probabilmente corrispondono anche delle uscite fluidi carsici, sia degli ammassi che raccontano di crolli cospicui già avvenuti. Quindi quello che noi vediamo, che è bellissimo, facciamo attenzione, che va guardato con estrema attenzione. E questi sono alcuni dei risultati. Questi in particolare sono le registrazioni verticali su orizzontali, nelle tre, quindi sono tre perché sono la verticale, poi c'è nord-sud ed est-ovest, quindi questo è uno spettro di risposta che dà un picco sulla frequenza di grosso modo, sono 6-7 Hz. Qui è l'intensità della registrazione, come si può vedere, in funzione dell'angolazione. E qui abbiamo anche le informazioni direzionali del movimento impresso. Qui in particolare. Per cui vediamo. Interessante questo fatto perché lo vedremo dopo tra un po' con l'informazione accelerometrica, come c'è una differenza notevole fra questa direzione, che è una nord-ovest, una nord-ovest sud-sud-est, e questa qui che è una quasi est-ovest, e corrisponde chiaramente a un diverso comportamento dell'ammasso perché è condizionato dai fattori strutturali. E quindi qui vediamo anche quali sono le zone in cui c'è amplificazione del segnale e dove non c'è amplificazione. Come vedete, le zone est-ovest sono verdi prevalentemente, mentre le altre sono prevalentemente rosse. C'è un motivo per questo. Passiamo quindi poi alle registrazioni accelerometriche, quindi uno strumento che è stato posizionato e lasciato per alcuni giorni per misurare appunto i accelerometri. Anche questi erano tridimensionali. Quello che ci interessava misurare i valori dell'accelerazione al suolo massima, come vanno nel tempo e lo spettro di risposta, e anche in questo caso l'HVSR ricavato attraverso quest'altro strumento. Abbiamo avuto dei risultati particolarmente interessanti anche in questo caso. Queste sono le due posizioni, quindi questo è il covo di Saraceni, un ristorante, in uno scantinato di questo ristorante abbiamo messo questo strumento, questo è in un'altra posizione, qui nella grotta palazzese. Queste sono delle banali registrazioni. Dalle banali registrazioni accelerometriche ricaviamo accelerazione per integrazione, per integrazione, la velocità e lo spostamento. Ma la cosa più interessante è questa, che ci permette di ricavare questi diagrammi che ci danno l'accelerazione in termini di gravità, di accelerazione di gravità, per la durata dell'evento registrato. E qui tocchiamo dei valori, questa è in scala per 10 alla meno 2 di G, quindi siamo a un 10 alla meno 3 qui, ma siamo quasi al 10 per 10 alla meno 3, cioè a un 10 alla meno 2. Questa è la distribuzione quindi degli eventi. Cioè la frequenza in funzione della massima accelerazione. Quindi, come vedete, ci sono eventi che toccano un centesimo di G. Per essere una banale onda, generarlo c'è in qualche modo da preoccuparsi, anche perché di questi elementi in un anno ne avete qualche migliaio. E qui c'è un problema culturale molto, molto importante, che lo studio del comportamento a fatica di questi ammassi non è stato fatto da nessuno. E qui poi abbiamo un'ulteriore informazione: sono state sovrapposte in qualche modo le registrazioni accelerometriche con quelle del Tromino, e quindi si vede che in alcuni casi si concordano, in altri casi non concordano. Che cosa significa? Significa che la registrazione accelerometrica che deriva dall'eccitazione dell'onda, in alcuni casi viene rispettata nella direzione, in altri casi no, cioè in alcuni casi viene
instradata dalla struttura, e in altri casi, quando la struttura è più salda, la struttura fa resistenza e quindi trasmette l'informazione senza darle una direzionalità. Quindi un risultato estremamente importante perché fa vedere l'importanza della risposta della falesia ai fattori strutturali della stessa. Quindi dice le cose che vi ho appena raccontato, quindi andiamo avanti. Quindi si può fare un approccio deterministico. In generale, gli approcci deterministici si possono fare anche perché i modelli deterministici oggi sono estremamente evoluti. C'è un piccolo problema: più evoluti sono, più difficile trovare i parametri adeguati. Soprattutto nel determinismo è difficile rappresentare la complessità del sistema. E quindi complessità ce ne abbiamo parecchi. La linea di costa non è regolare, il fondale non è regolare, l'incidenza non è correlata con la direzione a largo, ma da fattori locali. Cioè, quindi anche se abbiamo un'informazione ondametrica a largo, non è significativa per quello che è la registrazione della direzione sottoposta. La falesia poi in alcuni punti riflette, in altri casi assorbe, no? E quindi il corpo che dovevamo rappresentare in alcuni casi è un impatto, e in altri casi invece è una riflessione. E non è facile. Si può fare tutto, diciamo semplicemente che non è facile. E quindi, se andiamo invece a fare, come è stato fatto nel nostro caso, un'analisi sperimentale della risposta dinamica, tutto quello che abbiamo detto prima viene sintetizzato da quelli che sono i risultati raccolti. Adesso parliamo di un altro argomento, vediamo. Le acque sotterranee nella morfologia delle coste alte. Esempi o studi Costa Merlata. Allora, questa è l'idrografia continentale. Come vedete, è un pettine di corsi d'acqua che arriva sulla costa. Il pettine di corsi d'acqua ha lasciato le sue tracce. Perché? Perché ovviamente la linea di fruizione, oltre che produrre occasionali erosioni, ha un'altra condizione, cioè l'acqua dolce è fortemente cioè non erosiva, ma scioglie i sali, e quindi queste sono zone di debolezza. E quindi non a caso questa morfologia è una combinazione di effetti da una parte del mare, dall'altra parte della costa, ma soprattutto delle acque sotterranee. Sotterranee e di superficie. Questo è un modello digitale di questo tratto di costa, di un piccolo tratto di costa. Il rosso è l'altezza fino a 1,5 m, il giallo arriva fino a 4 metri, 4,5 m, il verde è, se non ricordo male, oltre i 5 metri. Che cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che abbiamo delle zone smussate che sono su questo lato qui e delle zone più ripide che sono state. Perché? Perché mette in evidenza l'influenza che ha il mare di nord è evidentemente molto più importante del mare che viene da quest'altra direzione, e quindi ha smantellato progressivamente la roccia da questa parte qui, la costa. Quindi il fattore costiero, ancora una volta, è rilevante. Il fattore meteo-marino. Questa è un'immagine bellissima di muovendo un po' la sabbia, si vede questa roccia, questa beach rock, che è fortemente segnata da canaletti di filtrazione dell'acqua. Cioè, in piccolissimo, abbiamo sotto la costa merlata, abbiamo la costa merlatina, in pratica. Molto, molto, molto simpatico, ma questo testimonia la lunga attività delle acque di superficie sotterranee in questa zona. E qui abbiamo un ulteriore effetto, queste formazioni di sinkhole. Questi sinkhole che derivano dal fatto che ci sono delle azioni, sempre delle acque sotterranee, che producono questi elementi che poi si allargano, si allungano più che allargano, e quindi sono l'inizio del prossimo merletto che si estenderà fino alla costa. Le acque sotterranee le vediamo non soltanto passare qui sotto, ma le vediamo anche
su tutta la costa. Qui è stata fatta una termografia, questa termografia per vedere dove c'erano le fuoriuscite di acqua sotterranea, perché dove c'erano le fuoriuscite di acqua sotterranea, chiaramente era un elemento di alert per ricevere attenzione che in quel punto ci saranno problemi costieri. E infatti qui abbiamo un'immagine di dettaglio della termografia. Queste ombre sono le uscite d'acqua, sono tarate in gradi, sappiamo anche qual è la temperatura di uscita di quest'acqua, sono acque ovviamente fredde perché sono acque interne. E qui è un pezzo, qui, questa è una foto, però il filmetto è associato, fa vedere che qui c'è un gorgoglio, cioè questo è il punto in cui usciva quest'acqua sotterranea ed era bellissimo vedere le bollicine che si portavano in sé. Questo è ancora più bello, sono gli effetti di tutto questo sulla costiera, sulla falesia. Quindi le falesie non sono particolarmente alte, sono massimo 6-7 metri, però ciononostante, insomma, soffrono ugualmente di problemi di instabilità. E questa è la storia del lungo termine della Costa Merlata. Questa è Torre Guaceto e questi sono gli scogli di Apani. Scogli, no, queste sono nient'altro che le testate delle antiche. Vedete? Se qui facciamo così e così, queste sono le testate dei vecchi merli di una vecchia Costa Merlata che è stata mangiata. Siccome su uno di questi scogli ci sono dei resti archeologici dell'età del ferro, possiamo facilmente dire che 3.000 anni fa la Via di Costa era questa. E ovviamente il processo non è soltanto l'azione istruttiva del mare, ma è anche la risalita del livello mare. Adesso entriamo nella pericolosità. Pericolosità è declinata da due elementi, dove e quando. Dove è facile, basta vedere dove è già accaduto. Quando dovremo misurare ogni tanto per vedere che cosa è successo. Allora, le analisi di pericolosità non sono particolarmente difficili. Le schematizziamo in tre categorie. Il primo livello heuristico è il più semplice, ma non per questo è il meno funzionante, perché heuristico significa sostanzialmente basato su esperienza. Un modello geostrutturale in cui alle formazioni euristiche dobbiamo aggiungere i caratteri geostrutturali dell'ammasso, è un'implicazione più che altro operativa un po' difficile, perché è difficile operare sul fronte della falesia. Oggi con i droni si riesce a fare anche questo lavoro ottimamente. E poi il terzo è quello dei modelli numerici, su cui abbiamo già in qualche modo detto, sono ottimi, evolutissimi, però è difficilissima la parametrizzazione in presenza di complessità. E soprattutto poi c'è questa valutazione da fare: la performance del modello aumenta, ma aumentano parallelamente i costi per realizzarlo, cioè la quantità di informazione, la validazione dell'informazione e tutto quanto, no? Metodologia di primo livello, qui andrò abbastanza veloce perché, ripeto, chi vuole approfondirlo trova su questo lavoro del dottore De Bacino. Fondamentalmente sono individuati, in questo caso, nove livelli informativi a cui viene dato un punteggio e dopodiché la somma di questi punteggi permette di definire un punteggio complessivo che automaticamente definisce la pericolosità. I livelli che in questo caso sono utilizzati sono l'altezza della costa, la pendenza, la litologia, la struttura dell'ammasso, la qualità dell'ammasso, quindi l'RQD o altro, il fattore acqua, l'attività storica, l'attività del mare e la presenza di grotte. Quindi questi elementi combinati con i punteggi che vengono assegnati, possono permettere una valutazione abbastanza corretta
della pericolosità. Modelli di secondo e terzo livello, quindi si tratta di aggiungere informazioni geostrutturali da misurare, quindi da aggiungere, e ci portano comunque a una valutazione della pericolosità. Qui abbiamo una pericolosità di secondo livello calcolata su questi due punti sul fronte della mamma monachile, perché chiaramente qui era facile l'accesso a Polignano, e quindi queste sono le due sezioni geologiche, e il rating, cioè la classificazione sulla base dei risultati dei parametri introdotti, è questa. Quindi abbiamo il verde, l'azzurro, non ci sono problemi, il verde è stabile, parzialmente stabile il giallo, rosa instabile, e quest'altro colore dice meglio che ti togli perché è pericolosissimo. Questo su un lato e questo sull'altro lato. Notare come qui la grotta è stata rinforzata, ma io so che qui poi sono stati fatti anche all'interno di questa grotta lavori in cemento armato per stabilizzare la grotta stessa. La procedura è stata ripetuta qui a Torre dell'Orso, dovrebbe essere questa, sì. E anche in questo caso, quindi, abbiamo un rating, cioè una valutazione basata sui parametri che prima dicevamo, e anche in questo caso, quindi, il colore assegnato al fronte e la misura della pericolosità dell'elemento. Quindi questo è pericolosissimo, abbastanza stabile, questo ancora di più, questo non dovrebbe creare abbastanza. Notate come qui c'è gente qui sotto. E ovviamente il problema principale è che la gente ci va in assenza di una mappatura della pericolosità, ma questo non basta ugualmente. Si può migliorare l'affidabilità dei modelli con i profili di caduta. Qui ci sono delle simulazioni in cui variano l'altezza del punto di stacco e la dimensione del blocco, e quindi poi abbiamo qui i profili di caduta. I profili di caduta determinano poi la larghezza della fascia al piede interessata da questi. Quindi questo può essere utile per determinare delle fasce di rispetto, cioè tu ti puoi stare anche sotto una falesia abbastanza pericolosa, purché non ti metti nella zona che è rossa. Quindi questa zona rossa può essere un bel giardino, può essere un bel muretto a secco con delle bellissime piante dietro e così via. L'esposizione. Sappiamo bene che il rischio è il prodotto di tre elementi, che sono la pericolosità, l'esposizione e la vulnerabilità. Noi abbiamo aggiunto anche un quarto elemento, che è il più importante di tutti, non viene normalmente considerato, che è la percezione del rischio, che è importantissimo. Allora, qui c'è la classificazione dei valori delle esposizioni. Da E1, che è esposizione un'assenza di sistemi, quindi diciamo esposizione di nessun rilievo, fino a E5, che sono gli aggregati urbani e così via. Questo che si fa? Questo si incrocia con le carte di pericolosità, e quindi si viene fuori la classe di rischio che ne deriva. Quindi pericolosità qui, esposizione qui. Ovviamente esposizione 1, pericolosità minima, il rischio è è al minimo della classifica, e qui ovviamente va al massimo. E poi abbiamo i soliti problemi, che c'è qualcuno che sta sotto, e purtroppo anche in questo caso ci sono due morti, quindi condanna per duplice omicidio al sindaco e a qualcun altro che in qualche modo era responsabile, purtroppo solo amministrativo. Però allora vedete che bellissima questa scena della spiaggia della Red Beach di Santorini. Questa è una foto che ho fatto io diversi anni fa, penso che sia la stessa cosa anche oggi, ed è questo lo scenario reale. E allora, quindi
Attenzione, perché usa geomorfologici, tennis a distanza di sicurezza, città di Benendugno. La risposta a questo cartello è questa. Questo signore, io qui non ho la fotografia, questo è il particolare della fotografia, ma questo sta su una falesia di 14 metri, sta a scarso 1 metro dal bordo. Come vedete, l'ammasso è sì, leggermente cementato, ma è anche fratturato. A 50 metri da questo ho fotografato quest'altro, che stava camminando e si stava avvicinando a quest'altra fetta. Quindi la pericolosità si può misurare, la pericolosità si può mappare, farla percepire alla gente è difficile. Allora, gestione del rischio, quindi mappatura di suscettibilità. Qui siamo tornati a studi, quindi qui c'è un altro algoritmo più semplice per la misura, per la valutazione della pericolosità, cioè la pericolosità locale, quindi la suscettibilità. Queste carte hanno prodotto delle altre carte, che sono le carte in cui si danno i consigli, dove non devi andare, dove ti devi mantenere a distanza di sicurezza e così via. Monitoraggio di early warning. Ovviamente nella gestione del rischio può essere facile. Può essere facile, non è facile, però può essere utile sapere il fenomeno, che è un fenomeno dinamico, la velocità di questo fenomeno, se si sta approcciando o meno a delle condizioni di pericolosità estrema, no? Allora, i mezzi ce ne sono tantissimi. Ci sono strumenti che si possono mettere, clinometri, fibre ottiche, tutte queste cose qui, ce ne sono tantissime. L'esperienza sugli strumenti lasciati incustoditi, la nostra esperienza non è felice, perché poi ci sono andati i ragazzini, hanno tirato i fili, ci hanno fatto dei danni inestimabili in certe aree che tenevamo sotto controllo. Motivo per cui, diciamo, ci interessa molto il monitoraggio è finalizzato anche nel rewarding attraverso il remote sensing, cioè da distanza. Allora, molto utile, l'abbiamo sperimentata in diverse zone per frane, in questo caso per costa, la difrattometria di INSAR stellite. Qui vedete sempre la costa merlata, non ci segnala grandi situazioni se non qui. C'è un segnale rosso, arancione rosso. Questa tecnologia, che non è particolarmente costosa, tenuto conto che tutto questo tratto è di quasi 1,5 km, e ci dà una densità di informazione notevole, è che questa tecnologia può godere di informazioni retroattive almeno di una decina d'anni in alcuni punti. Poi, se si mettono dei punti, vuoi osservare nello specifico, si può anche fare, ovviamente, con tempi di ritorno dell'osservazione dell'ordine di 6 giorni circa. Quindi, siccome poi la sensibilità della misura è estremamente bassa, cioè si legge il millimetro, quindi praticamente se ci sono dei fenomeni in divenire, si potrebbe avere una buona informazione in tempo utile, cioè un early warning. Questa invece è una misura satellitare, no, satellitare, è un LIDAR multitemporale, fatto su quel buco che abbiamo visto prima, sempre degli studi. Questa è l'immagine del 2022, questa è l'immagine del 2024. Come vedete c'è un'evoluzione, ma l'evoluzione si vede anche qui sulla rincorsa. Stiamo perfezionando l'analisi del tratto, per avere una misura più concreta delle variazioni. Anche in questo caso il vantaggio è che si possono fare delle differenze numeriche e quindi avere l'informazione volumetrica di dettaglio delle variazioni. Abbiamo parlato quindi del monitoraggio come elemento di mitigazione. E quindi ci torniamo a parlare in termini più generali, e
ribadisco un concetto che abbiamo detto prima, no? Cioè la naturalità del processo chiede che si siano contrastati solo se è strettamente necessario. Cioè, fate attenzione che la frana si è andata in costiera, dà fastidio a chi la subisce, però è utile per la costa. Le azioni di contrasto agiscono infatti essenzialmente allungando i tempi di ritorno degli eventi e aumentando l'intensità, tra l'altro. Quindi se io vado a mettere un po' di chiodi da qualche parte, sto ritardando un fenomeno, ma quando ci sarà il fenomeno non avrà l'intensità della singola pietruzza che cade, ma sarà una cosa molto grossa. Motivo per cui bisogna fare molta attenzione quando si parla di interventi sulla costa. Allora, sui monitoraggi ne abbiamo già parlato abbastanza. Aggiungiamo quelli vibrazionali, oltre a quelli che abbiamo visto prima per Polignano. Possiamo anche dire cose molto semplici, cioè una misura di vibrazione in un punto, ripetuta nel tempo, se ti ripete lo stesso spettro di frequenze, è un buon segno. Se leggi uno spettro di risposta variato, significa che la massa è variata, e se la massa è variata vuol dire che c'è qualche fratturazione in corso. Quindi anche il banale monitoraggio vibrazionale può essere utile. Poi si può procedere nel miglioramento delle resistenze, quindi consolidamento, temperature, drenaggi interni, tutto quello che possiamo mettere, oppure rivestimenti strutturali e non, quindi le reti chiodate, opere di sostegno, reti paramassi quando dobbiamo proteggere da problemi di instabilità generati in altra zona, quindi poi calcolo delle fasce di spettro, ne abbiamo già parlato poco fa. Quindi questo è un esempio di intervento. Oh, e poi non ultimi, anzi prioritari, riduzione delle azioni gravitative, cioè possiamo modellare la falesia se ci viene consentito, si può fare dei gradoni. Qualcuno si arrabbierà sicuramente se lo facciamo, o l'accelerazione dell'evoluzione del processo di instabilità, quindi del processo gravitativo, quindi il scaggio dei blocchi stabili, riduzione delle azioni gravitative, il flusso dell'acqua spinge sul materiale, quindi se andiamo a fare del drenaggio verticale a monte della fascia costiera, la falesia ne godrà. Questa è quella foto che vi ho fatto vedere prima. Questo pezzo ormai non c'è più da qualche anno. Riduzione dell'azione meccanica delle onde significa procedere con. Allora, questa immagine è una spiaggia di biceglie. Che cosa vediamo? Vediamo questi ciottoloni, che poi non sono tanto grossi, 10 centimetri circa, bianchi e tondi, levigati, sono una bellezza unica. Perché questo tipo di spiaggia di questo genere? Perché qui c'è alle spalle c'era una falesia particolarmente fratturata, per cui il materiale arrivava già sulla battigia, diciamo, in piccoli pezzi, il mare faceva altro che finire di lavorare. Qual è il problema? Il problema è che qui sopra, a 50 centimetri dal bordo, ci passa una strada e a 3 metri dal bordo ci stanno delle ville. Quindi purtroppo è stato necessario fare degli interventi. Questi interventi quindi hanno stabilizzato probabilmente la falesia, però questa spiaggia non esiste più adesso. È molto più ridotta e è stata sostituita, qui vedete ci sono residui di queste cose, dalle difese costiere per sia le barriere qui e sia questi massi qui sotto che servono proprio a ridurre l'impatto. Questi sono stati messi prima di questi altri per ridurre l'impatto dell'azione del mare sulla falesia. Questa è la foto dall'altro lato di quel pezzo che è stato smontato. Previsione del tempo di accadimento dell'instabilità, quindi se il monitoraggio deformativo ce lo può consentire. Quindi monitoraggio dei precursori, quindi spostamenti. Ci sono degli elementi che ci possono permettere anche di fare una previsione di larga massima di quando potrà accadere il fenomeno di instabilità, anche se
Normalmente questi fenomeni sono abbastanza fragili, quindi abbastanza rari. Il metodo più sicuro di mitigazione è limitazione dell'uso del territorio. Quindi limitazione, interdizione, frammentazione dell'ambiente costiero. Non tutti sono d'accordo, ovviamente, ma questo è il mare estremi estremamente. Vedete che cose esistono? Qui non c'è nessun cartello, qui siamo a Monopoli. La gente può arrivare tranquillamente su questa mensola e non è detto che la mensola resista. Quindi questi sono tipi di situazioni con cui siano state fatte queste difese costiere. Signori, io ho chiuso. Grazie a tutti. Vorrei ringraziare, come dire, tutti gli organizzatori di questo evento per avermi il mio contributo in questa giornata, è fondamentalmente rivolto a presentare quello che è un progetto finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, un progetto PRIN nell'ambito PNRR, orientato proprio allo studio delle dinamiche del falesse costiere. E quindi intendo presentare quelli che sono gli obiettivi e gli approcci metodologici che si intende appunto seguire in questa ricerca. Il titolo è qui riportato, così sembra un po' complesso, abbastanza articolato, ma fondamentalmente, insomma, è quello che dicevo prima, lo studio dei processi di instabilità delle falesie rocciose lungo la costa e ovviamente analisi dei processi di arretramento con riferimento alle coste alte, in relazione soprattutto all'evoluzione degli eventi meteomarini estremi, sostanzialmente. E ho l'onere e l'onore, insomma, in qualche modo di guidare questa la compagine che deve in qualche modo seguire questo progetto finanziato nell'ambito di un'attività specifica, una linea specifica, che appunto è orientata alla riduzione del rischio associato ai disastri naturali attraverso una gestione del rischio stesso in qualche modo più oculata e una migliore resilienza sociale. Come abbiamo già sentito in maniera ascoltato in maniera molto dettagliata e accurata dal professor Spilotro, questi fenomeni sono, intendo, i crolli delle falesie costiere. Sono fenomeni che si verificano in maniera, come dire, abbastanza repentina e spesso senza alcun preavviso, senza alcun segno premonitore, e secondo quelle dinamiche che noi appunto definiamo come processi fragili. Qui vediamo alcuni esempi tipici, soprattutto della costa adriatica del Salento, qui in Puglia meridionale, che è particolarmente interessata e affetta da queste problematiche, data la natura delle rocce in affioramento, sono rocce molto tenere, quindi porose e facilmente aggredibili dagli agenti meteo marini. Ovviamente, come sentivamo appunto poco fa, sono problematiche che determinano condizioni di esposizione al rischio particolarmente elevate, come vediamo, interazione molto ravvicinata rispetto sia a strutture esistenti, quindi costruzioni, ville e quant'altro, nonché anche infrastrutture, strade immediatamente a ridosso delle stesse falesie costiere. Quindi, ovviamente, queste sono situazioni che pongono in qualche modo una sorta di allerta rispetto alla necessità di affrontare in maniera sistematica e integrale la problematica stessa. Processi che evidentemente sono in qualche modo influenzati dalla presenza di sistemi di fratturazione, di discontinuità più o meno evidenti, ma anche dalla intercalazioni di livelli, come dire, decisamente più teneri o veramente caratterizzati da bassissima resistenza, come per esempio queste inclusioni di terra rossa che vediamo qui, che sostanzialmente determina un progressivo, come dire, scarsa resistenza dell'ammasso rispetto appunto alla possibilità, della instabilità, ecco, della stessa falesia. Qui vediamo situazioni un po' diverse, sono quelle che ritroviamo lungo le coste del Gargano, siamo in zona di Mattinata, Manfredonia e così via.
sono in questo caso delle falesie costituite da conglomerati alluvionali scarsamente cementati, per cui il rischio è associato sia alla possibilità di caduta del singolo blocchetto, che evidentemente può avere un impatto significativo sulla salute, sulla salvaguardia della vita umana, ma anche evidentemente alla possibilità di crollo dell'intera falesia o di porzioni delle falesie stesse. Come possiamo osservare, che falesie che sono anche caratterizzate da altezza significativa, come vediamo da questa foto in basso a sinistra, dove ovviamente al piede, alla spiaggia al piede, sono presenti anche bagnanti, quindi altra situazione ricorrente, come visto precedentemente. Oppure ancora le situazioni che si presentano, come per esempio sempre nel sud della Puglia, Santa Cesarea Terme, in questo caso le tipiche falesie di natura antropogenica o antropica, che dir si voglia, quindi cave di origine artificiale che adesso appunto sono lì ben presenti lungo le coste di questo territorio. Ora, i lavori in letteratura ovviamente sono numerosi su questi argomenti, c'è un'ampia letteratura molto interessante. Ovviamente invito tutti ad approfondire il tema in riferimento a questi articoli, e tutti questi lavori spesso mettono in luce quelli che sono i meccanismi di crollo tipici di queste falesie costiere, meccanismi che sono dovuti o per esempio all'erosione marina, quindi erosione al piede, approfondimento quindi del solco che viene via via eroso, appunto scavato al piede della falesia stessa, che poi porta a una progressiva instabilità, incapacità della falesia di sostenere il peso proprio e quindi propagazione della frattura e quindi innesco del collasso, oppure all'esistenza di fratture, discontinuità subparallele rispetto al fronte della falesia stessa, che quindi ovviamente agevolano il distacco, il crollo di questi elementi quasi colonnari, oppure appunto come vedevamo prima, presenza di livelli, intercalazioni di terreno, comunque di roccia decisamente degradata, che quindi favorisce la generazione di questi processi di instabilità. Progetto di ricerca, come vi dicevo, include tre unità di ricerca: quella del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Bari, anche il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Catania, con a capo la responsabile, la professoressa Giovanna Pappalardo, e il CNR ISAC, quindi si occupa di scienze dell'atmosfera e del clima, di Lecce nello specifico, responsabile dottoressa Piera Ielpo. Come vedete, è un'articolazione decisamente multidisciplinare, perché i primi due dipartimenti hanno una connotazione molto più spostata sull'engineering geology, laddove invece la terza unità ha competenze in ambito appunto di scienze dell'atmosfera e del clima, necessarie quindi interazioni multidisciplinari per affrontare una problematica così complessa, visto che appunto la stabilità di una falesia costiera di fatto è il prodotto di una interazione complessa tra atmosfera, mare e appunto sistema della falesia stessa. La finalità principale del progetto è quella di sviluppare una metodologia quantitativa multiscala, multiscala per dirsi voglia, per la previsione dei fenomeni di arretramento delle falesie costiere, considerando l'interazione tra i fattori di controllo meteo-marini e le caratteristiche geostrutturali e geomeccaniche degli ammassi rocciosi, con due aree di studio che sono qui indicate, nello specifico la costa adriatica del Salento, quindi per intenderci l'area di Melendugno, già identificata precedentemente, nonché la costa ionica della Sicilia, di fronte, se vogliamo, proprio l'area urbana di Siracusa. Vediamo nel dettaglio quali sono gli obiettivi specifici di questo progetto. Innanzitutto un approccio a scala grande, e quindi l'identificazione di una procedura di valutazione dei tassi di arretramento delle falesie mediante approcci geomorfologici avanzati e individuazione dei fattori di controllo di questi processi, quindi fattori geostrutturali, fattori litologici, forzanti meteo-marine. Questo evidentemente richiede un'analisi multitemporale delle foto aeree e delle eventuali ortofoto disponibili da processare in ambiente GIS,
analisi delle relazioni tra i tassi di arretramento e i fattori di controllo. Quali possono essere questi fattori di controllo? Evidentemente l'esposizione della costa, direzione del moto ondoso, presenza di un'eventuale piattaforma al piede, presenza di falli, sistemi di discontinuità e l'assetto litologico. E ovviamente standardizzazione di questa procedura a scala regionale. L'obiettivo specifico, sempre a scala grande, prevede un'analisi degli eventi estremi meteo-marini che di fatto hanno impattato queste zone di interesse e i fattori ambientali che agiscono sulle falesie. Questo nello specifico obiettivo perseguito dall'unità del CNR ISAC, che in qualche modo ha competenze su questo argomento specifico, e quindi analisi dell'interazione tra aerosol, parametri meteorologici e effetti sul sistema falesia, e selezione di quelli che sono stati gli eventi ciclonici principali nell'area mediterranea che hanno appunto impattato questi tratti di costa di particolare interesse. Terzo obiettivo invece è più riferito alla scala di versante, quindi sito specifico, e richiede evidentemente l'integrazione di una serie di attività di analisi che vanno dalle tecniche di rilievo digitale, le più classiche anche con i droni, alla caratterizzazione avanzata in laboratorio dei materiali, implementazione di modelli numerici geomeccanici tridimensionali e il tutto finalizzato all'individuazione dei fattori appunto di controllo a scala di singolo versante, quindi fattori di alterazione della roccia, analisi dell'impatto del moto ondoso e simulazione dei processi in generale che conducono al crollo delle falesie. In questo si prevede, con questo, diciamo, obiettivo, con questa prospettiva, si prevede di seguire, di eseguire campagne di rilievo digitale avanzato, dicevo, con fotogrammetria da drone, termografia di infrarossi e individuazione di eventuali anomalie termiche finalizzate a individuare caratteristiche strutturali e aree potenzialmente instabili. Vi dicevo della sperimentazione in laboratorio, condotto soprattutto per individuare eventuali effetti dell'impatto che ha, diciamo, il sale, quindi l'acqua marina, su queste rocce, sulle rocce tenere e porose, fino ad arrivare alle simulazioni numeriche bidimensionali o tridimensionali, secondo la classica ottica, approccio molto diffuso, molto in voga in questo momento, quello del digital twin, no? Quindi al gemello digitale, dei processi fisici e meccanici in atto lungo queste falesie, con l'obiettivo di individuare appunto gli effetti dello spray marino piuttosto che dell'infiltrazione di pioggia e degli effetti dinamici del moto ondoso. Ovviamente l'ultimo obiettivo specifico prevede l'attività di disseminazione dei risultati del progetto, orientata sia con riferimento ai classici stakeholders di questi processi, quindi autorità, agenzie pubbliche, professionisti e aziende che in qualche modo interagiscono con queste problematiche, nonché anche alla comunità civile in quanto tale. Va bene, qui riporto sostanzialmente quelle che sono le attività specifiche, così come sono suddivise, diciamo, tra le diverse unità, credo, insomma, non sia di particolare interesse, mentre questo è il famoso cronoprogramma o Gantt di progetto, dove sostanzialmente si individua che l'analisi a grande scala, quindi l'analisi regionale, sarà condotta soprattutto nei primi 8 mesi, sostanzialmente, nel primo periodo, quindi in questi mesi di fatto già in atto, e dopodiché si passerà alla fase di analisi a scala di versante, a scala di pendio, a scala sito specifico, con tutte le attività di rilievo digitale, rilievo con infrarosso termico, caratterizzazione in laboratorio e poi modellazione numerica. L'attività di disseminazione riguarda tutto il periodo, tant'è che di fatto abbiamo già iniziato con un evento di divulgazione, di presentazione del progetto, tenutosi 2 o 3 settimane fa presso proprio il comune di Melendugno. Allora, adesso, avendo presentato un po', inquadrato il progetto, facciamo un attimo un passo indietro per capire da dove parte, da dove muove
questo progetto e in qualche modo qual è il background tecnico-scientifico dal quale diciamo, è partito l'idea insomma, di presentare questo progetto, insomma, quali sono le direttrici, i binari nei quali il progetto ha preso piede, si è evoluto. Sostanzialmente è tutta un'attività scientifica che è stata condotta negli ultimi anni, orientata proprio all'analisi sia a scala di laboratorio che a scala di versante degli effetti del comportamento meccanico di queste rocce e della loro eventuale degradazione ad opera degli agenti ambientali e l'impatto che questi processi hanno poi a scala di versante. Allora, come abbiamo già ascoltato in maniera molto dettagliata nella presentazione precedente, i fattori di controllo delle condizioni di equilibrio di queste falesie sono numerosi, qui ne citiamo soltanto alcuni: la presenza di discontinuità, la degradazione meccanica dei materiali, particolarmente importanti in alcune situazioni, come per esempio le coste adriatiche del Salento, l'erosione marina, la sollecitazione dinamica, delle onde. Queste azioni, questi fattori di fatto producono una certa condizione, una variazione delle condizioni di equilibrio fino a determinare il collasso che può essere locale o parziale della falesia stessa. E allora, seguendo un po' quello che è l'approccio geomorfologico a scala vasta, qui vediamo i primi risultati di uno studio condotto alcuni anni fa con i colleghi del CNR. E che prevede appunto l'analisi della regressione della costa alta in un tratto ben preciso dell'area di Melendugno tra il 1954 e il 2017. Analisi che ha permesso di fatto di individuare quali siano le aree maggiormente suscettibili di regressione, quelle che hanno subito un maggiore tasso di arretramento in questi anni, in questi 60 anni o giù di lì quelli che sono. Che poi ha portato addirittura all'identificazione di quelli che è sostanzialmente un tasso di arretramento delle coste alte in tutta la fascia presa in esame, che è dell'ordine dei 7 metri, sostanzialmente in questo lasso di tempo, in questo intervallo di tempo, ma con delle punte in alcuni tratti addirittura di 40-50 metri di arretramento tra il 54 e il 2017. Quindi abbiamo delle zone che hanno subito dei forti arretramenti, come possiamo individuare, evidentemente particolarmente suscettibili ai processi di crollo. Ora, queste zone particolarmente interessate dall'arretramento delle coste alte sono state poi messe in correlazione con quelli che sono alcuni fattori di controllo ritenuti di un certo interesse, ad esempio le caratteristiche litologiche della costa nei tratti specifici, la presenza di una piattaforma al piede che in qualche modo protegge o meno appunto la falesia dall'azione del moto ondoso, l'esposizione rispetto alle mare, alla direzione delle mareggiate e quindi alle mareggiate che arrivano da nord piuttosto che alle mareggiate che arrivano da sud, sud-est e via dicendo. E sostanzialmente questo ci ha permesso di identificare perché alcune zone sono risultate particolarmente suscettibili ed esposte a questo arretramento. Inoltre, conducendo una sostanzialmente back analysis di quelli che sono stati gli ultimi eventi di crollo nella stessa area di interesse, abbiamo rinvenuto come sostanzialmente i crolli sono stati associati a giornate in cui la velocità del vento superava di sicuro i 50 km all'ora e quindi possiamo pensare anche a mareggiate di una certa intensità e eventualmente anche associate con una certa altezza accumulata di pioggia di un certo valore. Ecco. Chiedo scusa, con altezze dell'onda mediamente stimate tra i 3 e i 4 metri, misurate sebbene a largo, quindi non sotto costa, dove evidentemente sotto costa subiscono anche dei processi di amplificazione della stessa moto ondoso. In un articolo pubblicato nel 2017, successivamente nel 2019, è stato messo a punto quella che è una possibile procedura metodologica da seguire per l'analisi a scala di versante dei tratti di falesia costiera alta,
che vanno dai rilievi con drone o con tecniche appunto fotogrammetriche o con rilievo laser scanner, ricostruzione da numero di punti, quindi analisi e gestione, se vogliamo, delle superfici così dedotte appunto dal numero di punti, e poi costruzione di un modello geostrutturale che viene importato all'interno degli ambienti di calcolo, modellazione numerica, geomeccanica, e che quindi con quelli è possibile poi fare delle analisi di stabilità o comunque delle analisi della possibile evoluzione delle condizioni tensionali e deformative del versante che poi conducono eventualmente al collasso stesso. E qui vediamo un'applicazione. Quindi si parte ovviamente dal rilievo con un semplice drone, ovviamente tecnica abbastanza collaudata e diffusa, come ben sappiamo tutti. Costruzione del modello digitale del terreno, che vediamo insomma qui a fianco, definizione dell'assetto stratigrafico o da sondaggio, come in questo caso qui, oppure anche banalmente dall'analisi, diciamo, di quello che è il fronte della falesia stessa, eventuale prelievo di campioni che vengono portati in laboratorio, caratterizzati da un punto di vista geomeccanico, mediante delle prove di compressione monossiale o prove di trazione diretta e così via. Nello specifico, qui vediamo alcuni risultati di prove di compressione monossiale condotte proprio su campioni di calcarenite e calce siltite prelevati nell'area di Melendugno e che indicano sostanzialmente come nel passaggio da una condizione di materiale secco ad una condizione di materiale imbibito, quindi saturato dopo anche 24 ore di immersione in acqua, la resistenza di questo materiale si riduce al di sotto del 50%. Nel diagramma in alto a sinistra vediamo una riduzione da 5 MPa in condizioni dry, secche, a circa 2 o poco più di 2 MPa in condizione wet. Per la calce siltite, addirittura questa riduzione, questa degradazione meccanica è molto più spinta, per cui si passa da 1,2-1,4 MPa in condizione dry fino addirittura 0,2-0,4, quindi siamo quasi a un terzo della resistenza quando si passa in condizione wet, cioè di materiale imbibito e saturo. Questo, come dire, effetto dell'acqua sul comportamento meccanico delle rocce tenere porose è stato ben messo in evidenza da articoli precedenti di colleghi dell'Università di Milano, i quali sostanzialmente individuano a livello microstrutturale qual è l'effetto sostanziale dell'acqua sia sui legami deposizionali che sui legami diagenetici tra i clasti che costituiscono appunto la calcarenite, per cui già per semplice contatto con acqua i legami deposizionali vengono via, si sciolgono di fatto, producendo quella degradazione cosiddetta classificata e denominata del breve termine come effetto appunto della saturazione, laddove invece i legami diagenetici si riducono, comunque si assottigliano soltanto a seguito di degradazione chimica e quindi possiamo considerarla un po' più di lungo termine. E allora poi, passando quindi all'implementazione del modello geometrico, chiamiamolo così, digitale della falesia all'interno di un ambiente, di un software di calcolo tridimensionale di elementi finiti, quindi vediamo la maglia di discretizzazione che è stata utilizzata per questo tratto specifico della falesia di Melendugno e che implementa anche le principali discontinuità che sono state rilevate nella stessa area, vuoi con un approccio tradizionale, convenzionale, geostrutturale classico, oppure anche attraverso l'analisi delle foto da drone sostanzialmente. Il modello consente in qualche modo di identificare quello che è il meccanismo più probabile di evoluzione della falesia, in questo caso, nello specifico, meccanismo di rottura che è vincolato dalle discontinuità principali esistenti all'interno della falesia. Un altro esempio di applicazione di tecniche di calcolo tridimensionali di elementi finiti è di questa situazione molto specifica presente lungo il tratto di Torre dell'Orso, quindi sempre Melendugno, in questa mensola sospesa che vedete qui in fotografia, è stata di fatto riprodotta all'interno di questo modello tridimensionale e il modello consente di individuare fin quando questa
mensola sospesa, in grado di rimanere, come dire, sospesa e rimanere intatta e non collassare a seguito di una progressiva erosione al di sotto della stessa mensola. Riprendendo un argomento che è stato toccato dal professor Spilotti precedentemente, è l'effetto appunto dei fenomeni di fatica e quindi, se vogliamo, l'effetto dei carichi ciclici sulla resistenza delle rocce. C'è un interessante articolo di alcuni colleghi francesi del 2018 mostrano sostanzialmente come le resistenze di alcune tipologie di rocce si riducono significativamente, come vediamo, rispetto alla resistenza monotona, cioè soltanto unico carico applicato su questi materiali, appunto ad opera di carichi ciclici, dopo numeri di cicli importanti. Saliamo oltre le migliaia, qualche migliaia, decine di migliaia di carichi ciclici. E quindi la resistenza si riduce significativamente, scendendo anche 0,7-0,75 rispetto al valore di partenza. E questo è stato in qualche modo anche confermato per quanto riguarda la calcanetite di Melendugno, dove sostanzialmente in queste prova ciclica messa a confronto, prova di compressione monossiale ciclica messa a confronto rispetto a una prova di compressione appunto monossiale classica, quindi monotona, vediamo come sostanzialmente, dopo un certo numero di cicli, qui siamo sull'ottantina di cicli, il materiale, il campione, collassa a una resistenza, nello specifico 2 MPa, che è inferiore rispetto al 2,7 osservato, diciamo, in condizione monotona. Quindi, in qualche modo, questo effetto dei carichi ciclici, del fenomeno di fatica, è osservato anche su questi materiali, quindi pensiamo effettivamente alla sollecitazione continua del moto ondoso su questi materiali. Altro aspetto di cui altro aspetto che richiede un certo interesse è quello legato alla fragilità di queste rocce, di questi materiali, per cui raggiunta la loro massima resistenza, crollano e sostanzialmente riducono in maniera significativa la loro resistenza, come osservato attraverso queste prove di compressione monoassiale o anche in prova di trazione indiretta, in prova brasiliana, come vediamo da questi risultati. Bene, oggi esistono delle tecniche di calcolo abbastanza avanzate, certo, però in qualche modo consentono di indagare gli effetti della fragilità delle rocce sulla stabilità degli ammassi rocciosi, perché consentono di indagare quella che è la propagazione progressiva della frattura all'interno dell'ammasso roccioso. Allora, qui vediamo alcuni esempi su falesia ideale. Questa è una falesia ideale che in qualche modo riproduce quanto osservato, diciamo, in situ sostanzialmente, e quindi implementando progressivamente una fragilità sempre più spinta, si osserva un meccanismo che all'inizio è soltanto di piede, quindi una rottura localizzata in questa zona, poi invece propaga e diventa un meccanismo generale che in qualche modo sembra richiamare effettivamente i meccanismi osservati, questi meccanismi concavi che noi osserviamo in situ in occasione dei crolli delle falesie. In questi ambienti di calcolo possiamo anche implementare eventualmente le discontinuità come schemi di reti di fratture discrete, e allora, ad esempio, implementando un sistema di fratture con inclinazione a 40 gradi, figura di sinistra, rispetto all'orizzontale, e man mano aumentando dall'alto verso il basso la fragilità della roccia, vediamo come nei primi due casi non si osservi ancora instabilità. Nel terzo caso, con una forte fragilità, osserviamo un meccanismo di collasso che segue questo andamento, molto, diciamo, generale, che coinvolge tutta la falesia. Passando con invece una riduzione del grado di fratturazione, invece vediamo un meccanismo un po' diverso. Qui vediamo l'effetto dell'influenza dell'inclinazione dei giunti, per cui passando da 20 gradi a 40 gradi, a 70 gradi, a 90 gradi, quindi una discontinuità che è praticamente parallela al fronte, al versante, alla falesia rocciosa, vediamo come cambia il meccanismo e nello specifico, nell'ultimo caso,
Il meccanismo è, spesso è quello ricorrente in questi ambienti proprio per l'esistenza di discontinuità che sono quasi parallele o subparallele rispetto al fronte della falesia. A questo punto vorrei un attimo switchare su un tema, quello del monitoraggio, se vogliamo, per analisi di quelle che sono le condizioni di pericolosità delle falesie, mediante analisi appunto delle immagini. E allora l'approccio è di due tipi in questo caso qui. Possiamo condurre quello che è un monitoraggio estensivo mediante appunto droni, per esempio, e questo può essere condotto a scala vasta, evidentemente, sebbene non con intervalli di tempo molto ravvicinati, possiamo immaginare, no? Per cui andiamo a inquadrare quella che è la situazione in un certo istante e poi possiamo riattenzionarla dopo un certo intervallo di tempo. E provare a vedere il famoso, indagare il famoso change detection, ossia sostanzialmente cosa è cambiato rispetto alla immagine digitale. Oppure possiamo eseguire un monitoraggio più intensivo, nel senso con intervalli di tempo molto ravvicinati, anche di qualche ora, site specific, quindi a scala di sito, con sistemi di visione multirisoluzione a base fissa. E quindi intendo videocamere. Per intenderci, una fotocamera. Allora, questa è un'applicazione di questo secondo tipo, in cui in un'area della zona di Torre dell'Orso di Melendugno sono state installate telecamere fisse con i relativi campi di visuale che vedete questa immagine, in questa planimetria di Google Earth dall'alto, quindi posizione delle telecamere fisse e campi di visuale, e qui vedete appunto le telecamere, la posizione delle telecamere con ovviamente i pannelli solari di alimentazione. E allora questo sistema di monitoraggio ha consentito di individuare in maniera quasi in tempo reale quali sono stati i crolli rinvenuti su questi due tratti osservati. Quindi lo vediamo nello specifico il crollo nei giorni tra il 12 e il 13 novembre 2019, osserviamo abbastanza chiaramente quella che è la variazione sull'entrata lungo la parete, e idem anche, diciamo, si è vista come dire, dalla controparte, dall'altra telecamera qui posizionata alle spalle. Ancora la stessa situazione, oppure ancora in un altro evento, nel crollo del dicembre 2020, in cui vediamo sostanzialmente la perdita, scusate se uso questo termine, di questo naso di roccia posizionato qui in questa zona, che di fatto non viene più rinvenuto in questo fotogramma un paio di giorni successivamente. Idem ancora con quest'altra foto a distanza ravvicinata, possiamo osservare qui sostanzialmente, vediamo come la falesia sta retrogradendo e quindi sta in qualche modo avvicinando anche alla stessa postazione della telecamera. Se poi a questo associamo anche un minimo di monitoraggio in continuo con fessurimetro, qui vedete i fessurimetri che sono stati installati lungo le fratture, discontinuità, appunto sono immediatamente a ridosso del ciglio della falesia, è possibile seguire appunto l'andamento e l'eventuale rilassamento che subisce la frattura a seguito del crollo subentrato nei giorni appunto discussi precedentemente. Passando invece al monitoraggio condotto con tecnica UAV, quindi con drone, qui vi è di fatto un tentativo di analisi della suscettibilità al crollo di un settore abbastanza esteso della falesia sulla base di immagini digitali da drone, mettendo, includendo all'interno di questa analisi appunto elementi come l'apertura, la persistenza delle discontinuità, la densità di fratturazione, l'immersione e così via, facendo riferimento alla classificazione di Wieniawski, RMR, oppure classificazioni di Romana disponibili in letteratura. E quindi sostanzialmente qui vedete alcuni esempi di questa applicazione, di questa tecnica, l'individuazione della maggiore o minore apertura della discontinuità, della persistenza, della densità di fratturazione dei diversi settori della falesia. Ancora un altro esempio con una situazione ben peggiore in questo specifico, e poi si arriva sostanzialmente a un'analisi complessiva dell'intero settore costiero,
con l'individuazione di quelli che sono i settori qui in rosso a suscettibilità più alta e via via con gli altri a suscettibilità media o bassa, sostanzialmente sulla base dei parametri prima individuati. Chiudo molto rapidamente accennando anch'io, ma senza entrare nel merito, su quelle che sono le possibili tecniche di mitigazione, laddove davvero necessarie, come ascoltavamo prima precedentemente, quindi senza, evitando, come dire, un'alterazione significativa dell'ambiente marino, dell'ambiente costiero, ma solo laddove le situazioni di particolare pericolosità lo richiedano, con eventuali barriere sommerse che ovviamente hanno un impatto decisamente ridotto dal punto di vista visivo e che consentono però in qualche modo una riduzione di quello che è l'impatto del moto ondoso su queste falesie costiere o altre strategie di mitigazione a protezione, questo è evidentemente un impatto visivo maggiore, no? Della protezione delle stesse falesie, oppure le classiche chiodature e barre di ancoraggio. Io avrei terminato e ovviamente vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione. A questo punto diciamo che passerei direttamente la parola a Stefano Margiotta. Buonasera Francesco, credo che anche l'assessore Miglietta sia in linea, se vogliamo provare a chiamarla. Intanto complimenti per l'iniziativa, un ringraziamento per questo invito, è una giornata molto importante, questa di cui in Puglia abbiamo estremo bisogno e quindi ci tenevamo ad esserci, per questo ancora un ringraziamento e anche un saluto da parte del sindaco della città di Lecce. Allora, provo a dirvi perché l'amministrazione comunale di Lecce ha intrapreso un percorso tutto in salita, che è quello della pianificazione costiera, in particolare proprio il piano comunale delle coste, in un territorio esteso oltre 22 chilometri, più di 3 volte la costa di Riccione, tanto per capirci, per darvi un'unità di misura. Lo ha fatto con un orizzonte, una visione di futuro che non avesse come unico riferimento la gestione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche, ma avesse come obiettivo quello di legare la costa alla città di Lecce, perché è abbastanza lontana, e supportasse l'amministrazione dotandola di un quadro conoscitivo che non avevamo. Questo ci ha consentito di tenere insieme un patrimonio che è fatto di beni ambientali, le dune, gli arenili senza dubbio, ma anche aree umide, bacini, lagune, beni storici, torri costiere, archeologie industriali. Dentro un unico sistema. Questo perché la fruizione costiera in un territorio come quello di Lecce, così ricco di paesaggi tra loro distinti, non può prescindere da una conoscenza di questo patrimonio paesaggistico in senso lato molto forte. Abbiamo fatto un percorso tutto in salita perché sapete quanto è faticoso lavorare sulla costa dove ci sono molte istituzioni che si esprimono, dalla Capitaneria di Porto, alle dogane, alle sovrintendenze, il demanio naturalmente. E questo ha reso il piano un percorso molto lungo che abbiamo voluto accompagnare da un dibattito pubblico ai sensi della legge regionale sulla valutazione ambientale strategica. Perché man mano che studiavamo e man mano che Stefano Margiotta, che voglio qui ringraziare pubblicamente per tutto quello che ha insegnato all'amministrazione comunale, e ha voluto e saputo condividere con l'amministrazione a tutta la collettività della città di Lecce. Un grandissimo studioso e anche un grande divulgatore. E siamo venuti a conoscenza di una situazione molto fragile di esposizione a rischi ambientali piuttosto importanti, anche se la costa di Lecce è una costa tutta di arenili, una costa bassa, ma è sostanzialmente quasi tutta in erosione. E quindi abbiamo capito che la costa è un sistema dinamico e che il piano comunale delle coste deve essere un disegno di assetto e deve raffigurare un modello di fruizione
della costa sostenibile. Noi quello che abbiamo offerto in questo dibattito pubblico, che poi ha portato all'approvazione del piano, è stata una visione multifunzionale della costa. Quindi non solo appunto legata agli usi balneari in senso stretto, quindi le concessioni demaniali appunto per usi turistici, ma anche usi culturali, data questa ricchezza di beni culturali sulla costa, e usi naturalistici, perché ci sono ben 5 siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale che si susseguono nell'ambito della nostra costa, e usi sportivi. Abbiamo quindi declinato questi differenti usi dentro un sistema di offerta di spazi, che ha puntato però ad un orizzonte pubblico molto forte, perché il 72% della costa è adibito a spiagge libere, che comprendono anche le spiagge libere con servizi, iniziando a ragionare su un modello di spiagge, di offerta di servizi alternativo a quello standard. È stato un percorso molto faticoso, come dicevo prima, però appassionante, una sfida di cui ci siamo fatti carico, compensando anche un ritardo clamoroso. Oggi stiamo iniziando a attuare il piano a fatica, perché tutto il monitoraggio, di cui poi vi parlerà Stefano, comunque un costo per l'amministrazione comunale. Noi nel piano abbiamo proposto di farlo insieme ai gestori della spiaggia, perché l'assunto dal quale siamo partiti è che gli arenili, l'ambiente costiero, è un bene comune di cui tutti dobbiamo prenderci cura, non solo l'istituzione pubblica, ma anche la comunità delle imprese, la comunità degli attori sociali che la fruiscono. È un modello collaborativo e cooperativo che ha ancora bisogno di tempo per radicarsi, però siamo molto fiduciosi. Questo percorso ci ha permesso di rafforzare l'importanza della costa nell'orizzonte di futuro della città, e di farla diventare protagonista dello sviluppo futuro della città e non un'ancella, e di essere più consapevoli di fronte alle sfide del cambiamento climatico, in particolare l'innalzamento del livello del mare e anche l'erosione costiera. Sono temi che voi studiosi sapete molto bene da molto tempo, ma proprio perché studiosi sapete anche che non sempre le istituzioni, diciamo, agiscono per tempo. Noi abbiamo fatto il piano un po' in solitudine, siamo l'unico, il primo e per ora credo l'unico comune capoluogo di provincia ad averlo fatto. Non dico che questo ha cambiato da un giorno all'altro la gestione della nostra costa, ma fornisce alla comunità, le imprese, le istituzioni, un quadro contemporaneo, conoscitivo e progettuale dal quale oggi non si può più prescindere. E quindi siamo tutti più attrezzati oggi per attuare una transizione ecologica più consapevole e più veloce. Il nostro piano si fonda, io credo, poi Stefano correggimi se sbaglio, su soluzioni naturali, piuttosto su un arretramento della pressione insediativa sulla costa, perché magari l'ispessimento della spiaggia per contrastare l'erosione costiera non è sempre una soluzione di lungo periodo, mentre alleggerire la pressione insediativa e antropica di infrastrutture, case spesso anche molto fragili, non condonate, che sono esposte a rischi ambientali, è la soluzione più faticosa, ma senza dubbio più di lungo periodo, idonea per affrontare, diciamo, la transizione ecologica. Chiudo ringraziandovi ancora e dicendo che l'Agenda 2030 dice che le amministrazioni, le istituzioni sono responsabili, sono corresponsabili nella far acquisire alle comunità consapevolezza delle questioni anche ambientali, no? Delle questioni che riguardano la collettività.
Lavorare sulle coste oggi nella nostra regione, direi in tutto il nostro paese, che è una penisola protesa verso il mare, lavorare sulle coste oggi è un'urgenza, ed è senza dubbio un dovere che dobbiamo, grazie al supporto dei saperi competenti, scientifici e di una nuova dotazione tecnologica. È qualcosa che dobbiamo alle comunità, altrimenti io temo che rischiamo di consumare e deperire un bene che non è affatto scontato sia capace di rigenerarsi, cioè noi stiamo perdendo il nostro diritto al mare, che è un diritto, così come c'è il diritto alla casa, c'è il diritto all'ambiente, c'è anche il diritto al mare, è un bene molto prezioso. Che dobbiamo inserire dentro un sistema di valori collettivi. Vi ringrazio per questo invito. Io passo la parola a Stefano. E devo anche io utilizzare 30 secondi per ringraziare anzitutto voi per questa occasione, anche perché devo dire che ho trovato interessantissime le precedenti relazioni. Ovviamente, ma non per ricambiare i complimenti, devo ringraziare l'amministrazione, perché quando si parla di pianificazione io credo che ci vuole moltissimo coraggio. Oggi vedremo alcuni esempi di purtroppo una gestione fatta in tempi di assenza di pianificazione che ovviamente non sono più sostenibili, ma che inevitabilmente urtano degli interessi anche piccoli. E quindi avere il coraggio di pianificare non è da tutti, e per un tecnico poter come dire, lavorare sentendosi tra virgolette, le spalle coperte dall'amministrazione che ti dice quello che dobbiamo fare per il bene della collettività, è una cosa che sicuramente consente di lavorare serenamente. Allora, vi ho riportato di pari passo la presentazione che ho fatto in una delle tante circostanze già richiamate dall'assessore Minghietta, legate sia al dibattito pubblico nel corso del quale sono state fatte diverse giornate di condivisione delle conoscenze, sia legate al fatto che sia con l'Ordine dei Geologi che con l'amministrazione abbiamo inteso durante il percorso diciamo, formazione del piano delle coste attuare un'iniziativa che si chiamava Lecce Geologica. Di 5 giornate nelle quali tramite rilievi in campo e giornate seminariali abbiamo parlato di questi temi. E questo perché inevitabilmente cercare di portare a conoscenza le persone di quelle che erano le potenzialità ma anche i rischi del territorio ci consentiva di poter anche come dire, fare delle proposte di pianificazione che non dovevano apparire calate dall'alto, ma bensì dovevano essere condivise per l'appunto con i soggetti interessati e non. Quindi il metodo in cosa è consistito? Ma innanzitutto una serie di rilevamenti, no? E quindi cartografici, in quanto abbiamo cercato di recuperare il materiale. Quanto più materiale possibile, e vedremo che ne avevamo a sufficienza. Fotografico, perché l'intera costa è stata rilevata metro metro e fotografata ogni 5 metri. Poi, ovviamente, rilevamenti classici, geomorfologici, geologici e idrogeologici. Questo ha consentito di caratterizzare gli elementi geologici. È stata prodotta in accordo e in comunione con i tecnici del settore appennino meridionale, la nuova carta idrogeomorfologica, la carta dei siti di interesse geologico, di produrre degli elaborati di sintesi, sono state definite le unità gestionali costiere, è stata realizzata una carta della resilienza all'erosione e una di suscettibilità ai dissesti, e quindi di individuare i fattori di disturbo e di pregio del territorio. Ciò al fine di individuare le azioni di tutela e di miglioramento del paesaggio e quelle per il monitoraggio. E
E a differenza di quello che abbiamo visto nelle precedenti relazioni, come diceva l'assessore, noi abbiamo un paesaggio costiero di fatto caratterizzato da una costa sabbiosa e con un cordone dunale genericamente in cattive condizioni e che bordava, uso nell'imperfetto perché diciamo che oggi le antropizzazioni mascherano in gran parte e delle aree palustri retrodunali. Si tratta di un paesaggio di grandissima bellezza in alcuni tratti, e qui vediamo un esempio nella parte nord del territorio comunale, dove io insomma, ho scritto La grande bellezza, si vedono dei laghetti che poi vedremo essere legati a dei fenomeni di sinkhole retrodunali e la spiaggia e la duna. Ma accanto alla grande bellezza vi è anche la grande bruttezza, il che purtroppo è tipico dei paesaggi e dei paesi arretrati, è brutto dirlo, ma è proprio così, no? Quindi vediamo di fatto un'area attigua a quella che vi ho fatto vedere, ho solo cambiato il punto di vista, la macchietta geografica non è più diretta a nord, ma a sud, dalla stessa duna e vediamo che cosa. Vediamo delle aree occupate da abitazioni che si trovano in acqua e colgo l'occasione per dire, per fare un esempio di quella che è la collaborazione, come diceva l'assessore, di cosa comporta avere un piano. Ciò consente anche di attuare degli interventi e gran parte di queste case sono state oggi demolite. Delle roulotte abbandonate. Nella foto in alto a sinistra si vedono. Vedete pure il mouse, dico bene? Questi sono i laghetti della precedente foto e qui adesso vediamo le macchine che si parcheggiano sino di fatto alla spiaggia per raggiungere il litorale. E qui quello che io soprannomino tristemente il menhir degli anni 2000, e cioè un pilastro abbandonato, questo perché la stragrande maggioranza delle case che sono state realizzate e venivano realizzate in una nottata e a volte le persone semplicemente mettevano una parte di muretto e dei pilastri a indicare insomma una proprietà che di fatto però è una proprietà che ha uno scarsissimo valore. Di queste operazioni fatte in fretta e furia sovente ci rimangono delle strutture in calcestruzzo che ricordano nella forma il menhir, ma che purtroppo non hanno lo stesso valore culturale. Per intenderci come si è arrivati a questo paesaggio, questo è esattamente il sito che abbiamo visto in precedenza. I laghetti di cui abbiamo parlato e la parte diciamo antropizzata con le case erano in questa cartografia del 1919 legata a un progetto di bonifica. Parte di un lago, di fatto era uno stagno costiero, che si trovava in quell'area e che prendeva il nome di Lago Fiumicino. Ecco, sicuramente nella ricostruzione del paesaggio ha dato una grossa mano il fatto che questo territorio è stato oggetto tra la fine dell'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento alla fine dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, delle opere di bonifica di cui ci rimangono delle bellissime cartografie. Questa è la zona immediatamente a sud, a lungo studiata da tanti ricercatori, di varie università, dove vi è il fiume dell'Idume. Sono interessanti per dire anche l'analisi della cartografia non si ferma semplicemente alla ricostruzione di quelle che erano le forme di un tempo. Vediamo qui, no, tutta un'area palustre che, come vedremo nelle foto successive, oggi è interamente occupata da abitazioni. Il fiume prendeva il nome, oggi si chiama Idume, ma chi ha compilato queste carte provenendo dal nord Italia, evidentemente associando la forma tortuosa del fiume a un elemento diciamo, della produzione gastronomica tipica salentina, gli ha dato il nome di Sannia, che è un nome di una pasta torta che viene fatta qui nel Salento, e quello che diciamo ancora più interessa è il nome, questo qui, Burrata, alle zone più interne, e che come vedremo invece sono caratterizzate da sedimenti
e piuttosto diffusi. Burrata è invece un latticino tipico, appunto burroso, che aprendosi tende a, come dire, a sfarsi. Questo perché? Perché l'analisi già di queste cartografie è comunque nelle intenzioni di colui che vi parla, ma anche dell'amministrazione. Ovviamente, quando si fa un piano delle coste, l'errore nel quale si potrebbe cadere è quello di analizzare tutto quello che ricade nel demanio. In realtà, noi geologi sappiamo bene che un ambiente costiero, soprattutto in una costa bassa, non può essere confinato all'ambiente della spiaggia, soprattutto un ambiente come questo, nel quale oltre alla spiaggia e le dune, abbiamo questi ambienti retrodunali che, come abbiamo visto nella cartografia precedente, erano direttamente connessi con il mare. Quindi abbiamo inteso allargare il rilevamento perlomeno alla fascia retrodunale e palustre, sino alle, diciamo, le zone più immediatamente interne. Qui vediamo una foto di quello che era l'idume nel 1928, anno in cui è stata scattata la foto. Come molti di voi sapranno, oggi invece vi è un bacino, perché nelle opere di bonifica poi si è inteso racchiudere tutte le sorgive che alimentano questo fiume, in quanto si tratta di un fiume che si alimenta con acque sotterranee provenienti dall'acquifero carsico, in un unico bacino che poi fluisce a mare. Questo è un altro lago che si trova, Lago Fetida, già il nome dice tutto, che si trova nel pieno centro abitato di Torre Chianca, e poi vedremo di preciso dove ci troviamo. Ecco, poi abbiamo ovviamente fatto dei confronti delle cartografie. Io ho preso questo tratto perché è esemplificativo di quello che è accaduto, vi ho riportato alcune delle cartografie disponibili, abbiamo visto le foto e le cartografie del 1920, si poteva tornare indietro. Perlomeno al 1874, poi con l'IGM, abbiamo l'IGM del 48 e poi le cartografie del 55, del 72, 87 e diciamo l'attuale. Quello che possiamo ovviamente osservare, e questa è la cartografia del 1874, questa è tutta l'area di Spiaggia Bella, e Torre Rinalda e Torre Chianca. Vedete qui il bacino dell'idume di cui vi parlavo, che era stato già realizzato nel 1948, e qui siamo nel 1955. Vedete che queste opere di bonifica, sulle quali mi piacerebbe dilungarmi, ma non abbiamo il tempo, e comunque diciamo che avevano solo in parte raggiunto lo scopo, perché perlomeno fino al 1955 questi territori sono completamente disabitati. Cioè, vediamo queste aree scure che sono le aree palustri, vedete, e non vi è traccia di alcuna abitazione. Nel 1972 vedete che l'area palustre di Spiaggia Bella e in parte Torre Chianca viene cominciata ad essere attraversata da delle strade. E timidamente sull'alto morfologio che separa le due paludi, quella più vicina al mare e quella più interna, che poi comunque sfociava, qui vi è il lago Fiumicelli di cui parlavo, questa macchia più scura, vi sono le prime abitazioni. Quindi diciamo che negli anni 70, fino agli 60, primi anni 70, abbiamo l'inizio dell'occupazione di quest'area costiera. Ovviamente il passaggio drammatico accade tra il 1972 e il 1987. Vedete, le paludi, la palude di Spiaggia Bella è completamente invasa dalle abitazioni, non si riconosce più, e le abitazioni raggiungono le aree proprio prossime al bacino dell'idume, e questa situazione viene poi cristallizzata perché vediamo che nella foto del 2018 di fatto non mostra grandi variazioni rispetto al 1987. Quindi una intensa occupazione dell'area costiera che avviene nel ventennio tra gli anni 70 e la fine degli anni 80. Come vi dicevo, abbiamo fatto tutta una ricognizione fotografica dell'Arenile, quella che vedete in basso a sinistra nella classificazione normativa del Piano Regionale delle Coste.
E poi è stato fatto un rilevamento geomorfologico e idrogeologico. Qui vediamo i cordoni dunali e le aree palustri all'interno delle quali, come vedremo, sono poi riconoscibili dei sinconi. Questo per farvi vedere degli esempi di rilevamenti. Per farvi capire, come dire, il salto in avanti che è stato fatto insieme ai tecnici del settore del Appennino meridionale, questa è la carta idrogeomorfologica prima dei rilevamenti effettuati con il piano delle coste e questa è la carta successiva, no? Quindi ovviamente vi sono tutta una serie di elementi, queste che vedete sono tutte le doline che sono state individuate e che sono per l'appunto dei sinconi che vedremo avranno un peso rilevante poi nella lettura del territorio. I rilievi idrogeologici, poi ne parleremo, che sono stati fatti perché nell'area, diciamo, costiera sfociano perlomeno due corsi d'acqua, che sono per l'appunto quello già nominato dell'Idume e quello del Giammattè. Ora, che cos'è che accade e perché è stato fondamentale fare questo rilevamento? Perché ci ha consentito di leggere alcuni fenomeni che accadono e che si ripercuotono in maniera, come dire, decisa su quelle che sono poi le componenti della spiaggia e delle dune. Perché inevitabilmente queste aree palustri che sono state occupate dalle strutture antropiche, quindi dalle strade in asfalto, dalle abitazioni e quant'altro, e di fatto hanno reso questo territorio assolutamente impermeabile, già caratterizzato da depositi palustri, quindi argillosi di per sé scarsamente permeabili, cosa accade? Che alle prime piogge, rimanendo dei territori depressi, le acque si accumulano in queste aree che sono soggette a allagamenti diffusi e continui. E cosa accade? Che vi è una vera e propria crisi di rigetto reciproca tra gli abitanti e la natura, perché ovviamente gli abitanti, non sopportando questa situazione, pensano di poter risolvere il problema in quale maniera? Come si vede bene in questa foto, distruggendo il cordone dunale e aprendo un solco in maniera tale che l'acqua possa defluire verso il mare. E di fatto questo comporta che alla prima mareggiata è l'acqua di mare che entra nell'entroterra, in ciò determinando un aumento dei processi erosivi in genere, perché ovviamente si tratta di acqua che contiene sali. Quindi una situazione di ormai convivenza non gradita da parte della popolazione con i fenomeni che inevitabilmente vanno a riversarsi su questa porzione di territorio. Come vi dicevo prima, in quest'area poi la gran parte di quelle che sono le depressioni sono delle depressioni che si sono generate per la coalescenza di doline da crollo. E questo che cosa comporta? Nelle foto, questa è la foto aerea del 1943, vedete tutti questi tondini più chiari, altro non sono che per l'appunto queste doline da crollo. Ho sovrapposto poi questa carta a quello che è l'abitato e vedete che una parte delle abitazioni ricadono su questi suoli. Qui vediamo un'abitazione a ridosso di un sinkhole tipicamente circolare e il risultato è che gran parte di queste abitazioni vivono un equilibrio instabile, in molti casi sono assolutamente già in condizioni precarie, con muri e abitazioni che sono di fatto inclinate quando non soggette a fenomeni veri e propri di collasso. Quindi siamo in un'area dove questi fenomeni sono assolutamente purtroppo abbastanza ubiquitari. Questo modello, peraltro, è un modello che diciamo era noto anche alla letteratura. Qui vediamo una pubblicazione di Delerose e Parise sull'area delle Cesine, sulla vicinaria delle Cesine, che fa parte di questo sistema. Che possiamo dire si estende da Casalabate, altra zona non ricadente nel territorio del comune di Lecce, ma di cui sono noti i fenomeni di dissesto, fino per l'appunto a Torre Specchia, più a sud. E vabbè, questo modello abbastanza noto, nella quale si è ipotizzato per l'appunto che la formazione di queste doline da crollo in corrispondenza di lineazioni tettoniche principali, poi l'allargamento delle doline comporta che queste raggiungono
quando diventano coalescenti e possono dare vita a questi specchi d'acqua. È quello che abbiamo visto in una delle primissime foto dove avevamo il lago Fiumicino. Questa situazione, tra virgolette, un colpo di fortuna o di sfortuna, perché di fortuna per il ricercatore o il tecnico che compie gli studi, di sfortuna no, perché acclara un modello, è chiaramente leggibile l'incredenza del bacino dell'Acquatina, che è un bacino che è stato scarsamente antropizzato, ricadente un poco più a sud dell'area che vi ho appena mostrato, tra Frigo e Torre Chianca. Si tratta di un'area estesamente palustre, si tratta proprio di uno stagno costiero molto esteso, che veniva utilizzata come bacino da pesca sin dal 1100, almeno da quando se ne ha conoscenza, e che è stato all'interno del quale poi andava a terminare questo corso d'acqua, prendeva il nome della Guadina. Successivamente questo bacino è stato oggetto di azioni di bonifica, anch'esse molto interessanti, ve le dico velocemente perché alcuni aspetti sono veramente simpatici. Tra virgolette, questo perché che cosa accadeva? Praticamente i primi tentativi che sono stati fatti sono stati quelli di prosciugare questo bacino e tramite un sistema di canali, qui vediamo la foto aerea, e queste acque venivano portate all'interno di un edificio idrovoro e tramite ovviamente delle pompe poi riversate a mare. Però che cosa è accaduto? Il fiume Gian Matteo, invece, che un tempo terminava nella Guadina, è stato tagliato questo pezzetto di palude e colmata con le sabbie delle dune. Per intenderci, i primi esempi noti e anch'essi ubiquitari di smantellamenti autorizzati dei cordoni dunati per il riempimento delle paludi retrostanti, e mentre il fiume del Gian Matteo, attraverso un sistema di chiuse, va a terminare in parte a mare e in parte all'interno del bacino. Perché? Perché praticamente è come se il sistema di chiuse. Si resero conto, mentre facevano i lavori di bonifica, che man mano che tiravano l'acqua, e quest'acqua però, una volta che te si terminava l'aspirazione dell'acqua tramite edifici idrovori, in realtà il bacino si riempiva velocemente. Questo perché all'interno del bacino vi erano tutta una serie di sorgenti, e quindi l'impresario dell'epoca, Vito Reale, per una delle prime volte che io ho avuto modo di leggere della sorpresa geologica, no? Cioè di qualcosa che non ci si attendeva. Quindi si pensò di fare un processo esattamente inverso, e cioè il geologo Cannaviello ipotizzò perché il problema di fatto era la malaria, quindi lo sviluppo delle larve di queste zanzare, e pensò di fare esattamente il contrario di quello che si era previsto inizialmente, e cioè di collegare lo stagno col mare. In questa maniera pensava di movimentare le acque e di renderle più salate, il che avrebbe certamente contribuito a sfavorire la proliferazione delle larve di queste zanzare, cosa che poi effettivamente accadde. Questo è il progetto. Quello che invece abbiamo potuto osservare negli ultimi anni è stato questo, e cioè quello che, come vedete, questa è una serie di foto aeree che vanno dal 2006 al 2018, e vedete che iniziando dalle aree dove erano stati scavati i canali per portare le acque all'edificio idrovoro, si venivano a formare queste di fatto doline a contorno circolare. Possiamo prendere a titolo di esempio quelle allineate lungo questa direzione. Vedete che passando gli anni queste aumentano le loro dimensioni sino a divenire coalescenti e poi a incontrarsi. Abbiamo poi fatto dei rilievi insieme ad altri colleghi, tra cui lo stesso Mario Parise, e abbiamo quindi potuto verificare che c'è un approfondimento del bacino, e quindi di fatto abbiamo la formazione di queste doline
E di fatto questi sono dei sinkhole che si stanno aprendo all'interno del bacino di Acquatina. Ora, ovviamente, la depressione che bisogna generare è di un paio di decine di centimetri. Potete immaginare cosa accade. Questa è un'area nella quale non è stato costruito, e cosa accade quando invece sopra ci sono delle abitazioni, no? Quindi, ovviamente, e questo è fondamentale anche perché ci consente anche di poter dire che la causa dei dissesti di molte abitazioni, come vedremo, non è semplicemente legata al moto ondoso che ormai va a sbatterci contro. Che ci troviamo in presenza di un paesaggio pieno di contraddizioni, lo dice questa fotografia che io amo mettere, perché qui c'è tutto e il contrario di tutto. C'è il proprietario di questa struttura, giustamente parla di spiaggetta melodia, però allo stesso modo indica la presenza di un pericolo di crollo, ma sempre per dire tutto e contro di tutto, e dà un valore a questa abitazione e la mette in vendita. Quindi questa è un po', diciamo, la summa di quello che il tecnico e l'amministratore si è dovuto, come dire, non scontrare, ma incontrare all'interno della pianificazione di questo territorio, che ovviamente è, come state immaginando, complicatissima. Questa è una delle foto più significative per quanto riguarda questa mia esperienza di pianificazione, perché ricordo eravamo, credo, i primi di ottobre, stavo facendo uno dei primi rilevamenti e vidi questa signora che passeggiava, eravamo io e lei praticamente, lungo la spiaggia. Allora, insomma, seguendola, a un certo punto la signora arriva di fronte a queste abitazioni, allarga le braccia, osservandole, e molto probabilmente, voglio dire, si rende conto della bruttezza del paesaggio. Di fatto, non potendo continuare la sua passeggiata. Ma insomma, che il paesaggio sia brutto e sotto gli occhi di tutti, che ci siano delle abitazioni a mare anche, e che ci siano dei crolli che stanno interessando queste abitazioni, voglio dire, lo evidenzia chiaramente i blocchi di cemento posti per terra. Vediamo qui anche che le mareggiate hanno messo in evidenza la presenza del substrato palustre. E qui vediamo il cordone dunale che evidentemente un tempo doveva interessare questo tratto di territorio, al posto del quale oggi ci sono le abitazioni. Ora, è evidentissimo quanto sia, scusate se sono ripetitivo, ma perché è proprio così, quanto sia difficilissimo effettuare dei dibattiti pubblici e delle conferenze, alle quali ovviamente partecipano anche i proprietari di queste case, i quali hanno il loro interesse, dal loro punto di vista legittimo, nel salvaguardare queste abitazioni. Io mi sono divertito a mettere queste abitazioni, georiferirle su quello che era l'elemento per me più facile, che era la tavoletta del 48. È evidente che nel 48 queste case ancora non c'erano, state realizzate tra gli anni 70-80, l'abbiamo visto, però ci fanno capire che quando sono state realizzate, probabilmente di fronte a sé avevano un bel arenile e magari un bel cordone dunale. E questo perché ci fa rendere chiaramente conto che il principale problema che c'è stato, e nel quale noi geologi abbiamo una funzione fondamentale, proprio appunto tramite la divulgazione, è quello di vedere il paesaggio statico, no? Mentre il paesaggio costiero è quanto di più dinamico si possa immaginare. Questa è una foto di un'altra abitazione posta sempre sul mare. Vedete chiaramente che essa poggia sui depositi palustri, perché ovviamente queste paludi si sono formate in vari tempi geologicamente recenti e terminano in altri tempi, con la linea di riva posta più verso il mare, terminavano appunto sul mare. Queste case poggiano su questi terreni che hanno delle proprietà, voglio dire, geotecniche molto scarse, quindi la loro stabilità non è inficiata solamente dalle problematiche connesse al fatto che il moto ondoso esercita un'azione su di esse, ma proprio alle scarsissime proprietà geotecniche dei materiali. E peraltro alla presenza di queste doline da crollo che si aprono in maniera anche, diciamo, senza preavviso, come per l'appunto a Casalabate,
e dove abbiamo documentato dei crolli, ora non faceva parte del territorio di Lecce, non ho messo diapositive, ma anche in mare, no? O sulla spiaggia stessa. Questo per capire, insomma, che non è un problema legato esclusivamente all'azione del mare. E anche legato al fatto, ovviamente, che mettere in opera delle barriere di qualsivoglia tipo in questi casi comporta certamente in alcuni casi degli accumuli materiali, ma altri dell'erosione, e non siamo certamente sicuri di poter risolvere il problema. Certamente non risolviamo il problema di queste case di cui abbiamo parlato. Queste sono le foto relative all'ubicazione delle case di cui parlavamo poc'anzi, e questa per esempio è un'area palustre che si trova ancora, diciamo, allo stato tra virgolette quasi naturale tra questi blocchi di abitazione. Ovviamente in questo contesto di invasione antropica sono mossi anche gli stabilimenti balneari, e noi abbiamo nel territorio di Lecce estesissimi tratti di lungomare dove non si vede il mare, no? Dove ci sono dei lidi balneari che sono in muratura e che inevitabilmente occupano gli arenili. Sono stati smantellati i cordoni dunali. Nel periodo invernale cosa accade? Che ovviamente si formano dei nuclei, diciamo, primordiali di duna, perché trovano la barriera fisica del lido in muratura, e quindi si formano questi, diciamo, primordi di duna. Ovviamente queste, per esempio, sono delle immagini di San Cataldo. Anche qui vedete un motivo ricorrente, questi fiumiciattoli di cui oggi non c'è alcuna traccia, che collegano peraltro delle depressioni che hanno delle forme lobate, quindi molto probabilmente associabili alle stesse dolie dacroniche di cui abbiamo parlato, e estesissimi campi di duna. Oggi qui a San Cataldo ovviamente non abbiamo nessuna testimonianza di queste dune, quindi uno smantellamento totale. E questo è un esempio, anche se non è proprio, diciamo, siamo immediatamente a ridosso del litorale di San Cataldo, del comune di Lecce. Anche qui la demolizione di un lido, non mi ricordo di quale arma, aveva determinato la formazione di un cordone dunale, che però oggi non è più per l'appunto visibile. Oltremodo, come hanno detto i nostri colleghi, vi è l'erosione legata al fatto che c'è un innalzamento a livello del mare, e quindi il mare avanza e determina lo scalzamento al piede del cordone dunale e la riduzione dell'area di spiaggia. Qui vediamo alcune fotografie relative per l'appunto a San Cataldo, che è la marina più nota delle Lecce, quella diciamo posta più a sud. Alcune foto aeree, anche in questi casi diciamo, la massima realizzazione delle opere accade tra il 72 e l'87. Queste sono tutta una serie di foto che abbiamo ricavato. Questa è una foto del 1975. Il tratto che mi interessa poi mostrarvi è questo qui, che vi faccio vedere con il mouse. Perché? Perché qui, per esempio, hanno realizzato una strada, e questa strada di fatto si trova a ridosso di un'area retrodunare che è stata bonificata, dove è stata realizzata una pineta, e il cordone dunale in questo caso è stato completamente smembrato, tagliato per oltre 50 metri. Che cosa accade? Accade che dalle staccionate del lido, che è posto in corrispondenza di questo tratto smembrato, la sabbia passa, ovviamente determinando erosione, e va a formare una duna alta oltre 2 metri sull'altro lato della strada, dove ovviamente non ha alcuna funzione. No? Quindi questo è un altro esempio di smantellamento del corpo di duna che determina erosione. Ovviamente desiderio è quello di andare a ricucire questo cordone di duna e cercare di rinaturalizzare, magari anche in maniera graduale, questa strada, in maniera tale da poter rendere il sistema maggiormente, diciamo, resiliente all'erosione. Questa situazione è assolutamente comune in tutti i tratti del territorio leccese, ma posso dire, avendo fatto altre pianificazioni costiere di
moltissimi altri territori, e anche in questo caso, per esempio, qui siamo a Torre Chianca, l'apertura tra due stabilimenti balneari in muratura determina la migrazione della sabbia che a suo modo dà vita non solo all'insabbiamento della strada litoranea, che comunque non ha alcun significato, ma determina la formazione della duna nell'immediato entroterra. Quindi volumi ingenti di sabbia che farebbero comodo e che invece si trovano in zone dove di fatto non servono assolutamente a nulla. Questa è la zona di quel bacino fetido di cui parlavo, di cui rimane solamente questo. Il bacino è assolutamente circondato dalle abitazioni e quello che fa specie è vedere che vi sono estesissimi tratti che non sono caratterizzati, quelli diciamo in questo caso a sud-est della fotografia non sono interessati dalla presenza di bagnanti, e invece ai tratti è molto intensamente frequentati. Ovviamente questo è stato un altro degli argomenti fondamentali della pianificazione, perché inevitabilmente la presenza massiva su alcuni tratti a discapito di altri determina l'erosione in quei tratti e questo non va bene. Ovviamente perché non vanno nel tratto posto a sud-est? Perché la costa, a causa dell'erosione del mare, di fatto non è più una costa sabbiosa, ma è una costa rocciosa bassa. Quindi che cosa serve? Serve diversificare gli usi, magari consentire anche la balneazione con delle strutture come accadeva nei primi del Novecento, che possono poggiare anche su questa costa rocciosa in maniera ovviamente non distruttiva, e quindi dare la possibilità di godere anche questi altri tratti di paesaggio. In poche parole, diversificare l'offerta, no? Ecco, questo è il lago Fetida che abbiamo visto prima. Vedete, le abitazioni, anche qui un paesaggio assolutamente degradato, questa via che noi vediamo con le macchine parcheggiate a ridosso, vedete tutti i tagli del cordone dunale, perché uso il plurale perché non possiamo fare finta di far parte di un altro tipo di popolo, siamo talmente, come dire, colonizzatori che ogni 10 metri abbiamo un'apertura del cordone per l'attraversamento, perché fare magari 15-20 metri, ma io direi 100-150 metri a piedi, ci appare cosa di sdicevole. Il paesaggio ovviamente è assolutamente di profondo degrado, no? Con queste abitazioni che sono anch'esse fatiscenti, a ridosso del lago che, ribadisco, il nome è Fetida, e c'è un motivo, e con queste aperture tra i lidi di muratura e i cordoni dunali. Ovviamente, tra le soluzioni che sono proposte, quelle di rinaturalizzazione sono le più, come dire, quelle che poi l'amministrazione ha fatto anche proprie e ha portato a redigere vari progetti, molti dei quali sono stati finanziati, che prevedono la rinaturalizzazione anche di queste aree palustri retrodunali, le quali andando a ricevere magari quelle acque che oggi si riversano in maniera incontrollata nelle aree urbanizzate, possono anche servire per mitigare la pericolosità idraulica. Oltre al fatto che è necessario, direi proprio improcrastinabile, andare a rinaturalizzare queste strade retrodunali e fare divenire pedonabili. O ciclo pedonale, insomma, in maniera tale da poter godere del paesaggio. Questa è l'area che abbiamo visto all'inizio dove c'era il lago Fiumicelli, un rendering di quello che potrebbe essere con la ricostituzione del lago e la realizzazione di questi percorsi ciclo pedonali che è possibile realizzare al di dietro immediatamente delle dune. Come vi dicevo, sono poi state individuate, questo studio ha consentito di individuare le unità di gestione di costiere, le subunità, e di individuare i fattori di disturbo, le valenze, gli interventi e il monitoraggio. Di fatto abbiamo parlato di quelli che sono tutti questi interventi. Ovviamente gli interventi suggeriti, se andate a leggere, sono più o meno sempre gli stessi. Riconversione del lido con strutture ecologicamente compatibili,
disciplina di accesso alla spiaggia, rendere pedonali e ciclabili strade parallele al cordone dunale, insomma, verifica della staticità delle abitazioni poste in mare, insomma, tutte queste cose che devono essere ovviamente effettuate, oltre al monitoraggio nel quale poi ci faremo una piccola, come dire, chiusa successivamente. Una delle carte più importanti a supporto della pianificazione è stata quella della resilienza, cioè abbiamo realizzato una carta di resilienza all'erosione costiera utilizzando tre indicatori, l'integrità del sistema costiero, ovviamente ritenendolo integro laddove costituito da una spiaggia sabbiosa, un cordone dunale continuo, la mobilità del sistema costiero. Anche questo è un elemento fondamentale. Abbiamo visto che è pieno di elementi, tanto pubblici come le strade, quanto privati come le abitazioni, che hanno irrigidito il sistema, il quale non può più rispondere all'erosione costiera indietreggiando. Quindi inevitabilmente la mobilità del sistema costiero assume un valore fondamentale nella resilienza. E poi la presenza di opere di difesa, per quanto queste spesso sono piuttosto vecchie, devono essere rivisitate nella maggior parte dei casi. E poi attraverso un sistema di pesi si è, diciamo, stabilita la resilienza del territorio all'erosione costiera. Come diceva l'assessore, poi abbiamo, come dire, individuato un sistema di monitoraggio che nelle norme tecniche del piano comunale è riportato all'articolo 17 e che prevede nient'altro che quello che viene previsto, che è stato previsto nel tavolo dell'ISPRA sull'erosione costiera, quindi delle analisi e una descrizione geomorfologica, fotografica, dei rilievi attraverso droni o altre metodologie e poi delle analisi granulometriche. Questo monitoraggio dovrà essere effettuato accompagnato da relazione geologica e botanica sullo stato dei cordoni dunali con cadenza semestrale e dai nuovi concessionari delle zone dove saranno presenti degli stabilimenti balneari. E poi sarà integrato e diciamo sovrainteso dal comune, il quale potrà affidarsi poi a degli enti magari di ricerca per collettare i dati all'interno di un'unica banca dati. Questo ha lo scopo di far comprendere che alla fine, come dire, i concessionari e non solo i concessionari, diciamo i fruitori della spiaggia e gli amministratori hanno lo stesso identico fine, e cioè che la spiaggia si trovi nelle migliori condizioni possibili in relazione certamente a quello che è un processo, come abbiamo visto, di erosione, legata sia agli innalzamenti del livello del mare, ma anche alle azioni antropiche che sono state condotte. Ovviamente il monitoraggio verrà infittito attraverso una serie di misure nelle quali le torri costiere possono assumere un ruolo fondamentale, perché, come abbiamo visto anche per le coste rocciose alte, abbiamo previsto delle stazioni di videomonitoraggio, dei marografi, onda metriche, stazioni correntometriche, c'è tutta una serie di misure che dovranno riguardare anche le aree, diciamo, retrodunali palustri e così come i corsi d'acqua che vanno a terminare all'interno o all'interno delle depressioni stesse o direttamente in mare. Chiudo praticamente con una serie di linee guida che abbiamo individuato e che hanno, come dicevo, anche poi guidato non solo la pianificazione, ma già le prime azioni. Ovviamente, per quanto possibile eliminare gli elementi di irrigidimento del sistema, rigenerare gli elementi di naturalità, avere una visione globale del sistema costiero, aumentare la conoscenza e mettere in azione interventi di difesa a basso impatto ambientale, diversificare i servizi e in generale direi diminuire la pressione antropica. Quindi vi faccio vedere alcuni esempi che sono stati realizzati, questo è recentissimo. Questo è un progetto che è stato finanziato, si chiama Tra Mare e Terra,
nel quale si prevede una estesissima rinaturalizzazione dell'area di fatto compresa tra Frigolo e Acquatina. Vedete in basso la foto di un lido che era abbandonato, lido Rella, in corrente litorale, che è stato recentemente demolito, restituendo ai fruitori dei luoghi una spiaggia certamente più decorosa, nell'ambito comunque di un progetto più vasto. Tanto dovevo per l'invito che mi è stato fatto, e vi ringrazio, e chiudo con questa slide che ha chiuso tutte le mie presentazioni in tutti i dibattiti pubblici e nelle quali ho cercato di far capire che a volte pensare geologo aiuta a vivere meglio. Grazie a tutti. Non so se Marcello vuole farci un saluto in chiusura finale. Assolutamente, grazie. Niente, ho sicuramente ho memorizzato alcuni spunti che magari in alcuni tavoli potranno essere richiamati, anche perché dobbiamo pensare a tutelare la nostra pugliese, e coinvolgere le competenze più utili per raggiungere questo risultato. Grazie, io ovviamente utilizzerò questo spirito per promuovere la tutela di tutte le coste italiane, attraverso, cioè, cosa che viene fatta ordinariamente anche attraverso questi webinar a cui non partecipano solo pugliesi, ma ci sono, partecipanti da tutte le regioni d'Italia. Si parla delle Marche, dell'Abruzzo, del Lazio, della Toscana, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, della Basilicata. Quindi Friuli Venezia Giulia, Liguria, quindi abbiamo, diciamo, raccolto, diciamo, l'interesse di tutte le coste italiane che possono trarre spunto da questa legge regionale e dagli studi che vengono fatti in una singola località per promuovere poi la tutela di tutte le coste della nostra nazione.